Ho sbagliato il microfono io. Tutte le sere quest'uomo non mi fa funzionare il microfono. Tutte le sere, tutti i giovedì sera. Perché ne ho 2000. Tutti i giovedì sera mi cambiano mignolo. La tolta maestro, poi solo Marotta, mister Marotta. Comunque ringrazio Daniele. Grazie per a te. Questa, per il giovedì sera che ci dedica tutte le volte. Ma scherziamo davvero. Allora, stasera innanzitutto io saluto tutti e premetto subito, se no poi me ne scordo, faccio la cappellata un'altra volta, ecco. Che è possibile telefonare, ma anche se non c'è linea, con WhatsApp 338-1980-688, SMS o WhatsApp. Stasera, come abbiamo già predetto, no? Se vogliamo parlare di maghi, come l'altra volta abbiamo detto, è incentrato, l'argomento principale stasera è incentrato sul delitto del mostro di Firenze o del presunto o dei sardi, il 1968, che è visto da molti come il primo e da altri come quello che non c'entra niente. Stasera non mi vengono le parole perché c'è il nostro ospite, mi mette ansia, è uno che mette ospite. Ansia qua vicino, madonna. Va bene, dai, stasera abbiamo con noi, vabbè, chi frequenta il gruppo Il Mostro di Firenze lo conosce, perché poi sa, visto scritto oggi qui accanto a me c'è Giuseppe Di Bernardo. Buonasera Giuseppe. Senta. C'è la vocina proprio. Tiriamo su tutto. Buonasera. Ecco. Eccoci. Tono di voce più alto. Buonasera. Ciao. Buonasera. Ah, non so, quello del connettore maledetto. Quello. Ecco, allora, ovviamente. Quello che mi stai boicottando. Scusate, il preludio non è andato molto bene. Cambio. Stasera. Cambio microfono. Ti apro. Scusate, sono gli incidenti della diretta. Vai un po'. Ah, funziona. Vabbè? No, sei proprio triste. Se ora no, è qualcuno del forum che ti manda gli accidenti. Io so già chi. Influenze negative. Buonasera, grazie dell'ospitalità. Grazie. Grazie. Bene. A te di essere intervenuto qui in radio. Allora, oltre a lui, stasera ci sarà anche Valerio Scrivo, che tanti di voi conoscono, che purtroppo si è perso sull'autostrada, ha sbagliato. Ci abbiamo anche l'innominabile, che lui non vuole. Vuoi salutare qualcuno? No. Ha fatto il no con la testa, bene. Poi c'è anche la Marisa, volevo dire Maurisa Laurito, vuol dire Maurisa. Stasera, guarda, veramente sono in pena, perché oggi mi girano un po' le scale. Ma perché? Bene, rilassati, poi, però. Mi devo rilassare, va bene. Allora, cominciamo con Giuseppe. Di Bernardo, molti lo conoscono, fumettista. Diabolic. Bravo. Hai partecipato anche a Lucca Comics, giusto? Beh, Lucca Comics sta per partire. No, ho visto le fotografie che stavi mangiando. Dove eravate? Scusa, non sono molto parlato. Perché io lo odio Lucca Comics, quindi per me è già finito. L'errore. Sì. No, non so dove ero a mangiare. Mangio sempre, quindi cioè, molto probabile tu abbia visto delle foto in quel senso. Comunque, Lucca c'è adesso questo fine settimana. Insomma, io sarò là. Tra l'altro c'è la presentazione di un cortometraggio, una puntata pilota di una ipotetica serie TV, si intitola L'Insonne, tratta da un mio fumetto del 94. Hai fatto il crowdfunding, giusto, di quello? Sì, in realtà ha avuto anche il finanziamento del Ministero dei Beni Culturali, però. Questa è stata una cosa carina. Abbiamo fatto questa puntata pilota con Chiara Genzini, prodotto dalla Mescalito Film e girato da Alessandro Giordani, per cui è una, tra l'altro è la storia di una speaker radiofonica. Che fa un programma notturno che si intitola L'Insonne e attraverso questo programma notturno naturalmente lei si trova a indagare cose misterosissime e c'è un progetto, insomma, di un lavoro che la riguarderà e che avrà anche a che fare marginalmente con i delitti del mostro di Firenze, motivo per il quale io dopo tanti anni sono tornato a rioccuparmi di questa storia. Un'altra cosa, ti sarà appassionato proprio. Beh, sai, essendo nato nel 71, come dire, abbiamo vissuto, no? Da ragazzini abbiamo probabilmente avuto un imprinting legato. Sì, noi già nell'85 avevamo 14 anni. Insomma. Certo, quindi abbiamo vissuto, ricordo perfettamente, certo. Gli ultimi delitti. Allora Daniele ci ha abbandonato, ci ha lasciato conduzione a noi, facciamo noi. Allora, 1968. Chi è appassionato di questa storia sa bene che comunque ci sono state, scusate, ma stasera c'è un po' di burdello, ma deve essere perché di movimento. Abbiamo un leggero problema in linea e sto cercando di risolvere. Ah, okay. Molti lo conoscono come il primo delitto del mostro di Firenze. Io sono convinto di questo. Io voglio sapere la tua opinione. Cosa ne pensi del delitto del 1968 ai danni di Barbara Locci e Antonio Lo Bianco? Dunque, che dici? Forse è il caso di riraccontare un po' come sono andate le, certo, cose? O pensi che... Vuoi che lo racconto io? Raccontiamolo insieme. No, ma prego, ti do tranquillamente lo scettro, vai.
Allora, diciamo che il sappiamo che è stato un delitto che è stato abbinato agli altri della sequenza del mostro in un secondo momento. Non si sa bene se attraverso una segnalazione anonima, un famoso messaggio, bigliettino, lettera. Allora, io ti interrompo subito. Prego. E ti dico, sì, no, ma non voglio fare lo scortese. Allora, mi è stato detto, non faccio il nome, però insomma, che un magistrato ha detto c'era una lettera. Esatto. C'era proprio una lettera. Poi dicono no, intuizioni di questo. C'era proprio una lettera. Ora un magistrato dice che c'è una lettera, voglio inventare la favola, certo. Mi sembra abbastanza improbabile. Comunque, vabbè, scusa l'interruzione. No, è questo per dire più che altro che è stato un delitto che è stato annesso agli altri appunto in un secondo momento. Poi ci sarebbe da, magari lo vediamo poi quando arriva Valerio, per capire per quale motivo magari può aver spinto chi a eventualmente fare questo tipo di segnalazione. Comunque, c'è il primo delitto che riguarda appunto una coppia partita in auto. E che ricordo non ha, diciamo, le caratteristiche dei delitti successivi, ovvero non vengono fatte scissioni né azioni dell'assassino sul corpo della ragazza. Se non mi guardare male, ma io sto controllando i messaggi che stanno arrivando, nel senso, quindi ti ascolto. E la cosa interessante è che il dubbio che ci viene, per il quale sia un delitto di tipo maniacale oppure passionale, proprio perché avviene in un contesto in cui c'è una situazione familiare che potrebbe far pensare chiaramente, come infatti pensano gli inquirenti all'epoca, a un delitto maturato in un ambiente familiare. Hanno arrestato e condannato il Mele. Buonasera dottore, ciao, è arrivato Valerio Scrivo, che ci ha interrotto, va bene. Ormai... Se vuoi mettilo sopra, così ti arriva meglio. Saluta chi ascolta posto, e poi faccio. È molto artigianale ma funziona. Meglio, grazie. Prego. Buonasera. Dai, finisci. No, in realtà appunto io mi fermo qua e la cosa, diciamo, una delle cose misteriose è il fatto che era presente sulla scena del delitto un bambino. Quale sì. Bambino si presenta alla casa dei De Felice a quanto era distante la casa dei De Felice? Un paio di chilometri. E nel cuore della notte suonando e dicendo ho sonno, la mamma è morta in macchina e babbo a casa malato, giusto? Sì, esatto, così. Però qualcuno adduce il fatto che quella sera il bambino non ci fosse. Cioè che perché non è stato visto non ci fosse dove? Nella macchina. Ora questa è una notizia che ci sei rimasto un po' male, visto che hai fatto la faccia. Chi è che lo dice questo? No, chi lo dice non ha importanza di. La domanda è, c'è la testimonianza di qualcuno che ha visto il bambino quella sera con la coppia? Cioè, con la coppia sì. Ecco. Sì, c'è il gestore del cinema. Lui mi pare di se non aveva visto il bambino. No, l'ha visto il bambino. L'ha visto anche la cassiera. Anzi, lui... No, hai ragione, sì. Michelacci dice di non averlo visto, esatto. Perché era un film vietato ai minori. Esatto. Però la cassiera ha detto di averlo visto. E quindi ci sarebbe una testimonianza in questo senso, perché effettivamente, vista la malattia del papà di Stefano Mele, faceva pensare a una ipotetica scusa preventiva, insomma, nei confronti dell'omicidio. Allora potrebbe aver senso l'ipotesi che il bambino fosse in realtà rimasto a casa col padre. Scusate se mi interrompo tutti e due, Daniele, mi stanno arrivando un sacco di messaggi dove mi dicono che si cade e sì, si... ora è stabile. Ora dovrebbe, ragazzi, dovrebbe essere stabile, per favore mandateci il messaggio. Dovrebbe risolvere i problemi. Scusate, è un problema tecnico. Poi domani dite con Telecom comunque, però intanto nel frattempo ho stabilizzato la situazione. Allora io, nel mentre voi parlavate, il fatto che probabilmente il padrone del cinema abbia detto non abbia visto il bambino, e probabilmente perché era un film abitato ai minori, sì. Probabilmente ha detto no perché non poteva farlo entrare. Però si ricordava bene di loro due, si ricordava. Di Lo Bianco e di Barbara si ricordava. Sì, ma infatti il punto è capire il bambino, perché quello potrebbe essere interessante proprio nella dinamica, perché in effetti col padre malato a casa non ha molto senso che la madre si porti fuori il bambino in un contesto del genere. Quindi era tra l'altro una delle domande che ti volevo fare, proprio se eravamo sicuri, sì, che ci fosse questa presenza del bambino con loro.
perché allora si potrebbe ipotizzare forse che potesse essere stato portato in un secondo momento per creare un alibi. Però il bambino a questo punto avrebbe detto un sacco di menzogne. Io questo non lo credo sinceramente. Però sembrava anche poco traumatizzato il bambino in realtà. Questo lo dice Manetti, però che era il vicino di casa, anche il padrone di casa di, cioè che non era traumatizzato il Francesco, bimbo. Ma è l'unico che lo dice però. La signora De Felice e il marito, Francesco De Felice, dicono che era spaventato. Sì, che era spaventato. Ah, certo. Io sono un po' arrivato in ritardo e quindi non so. No, io praticamente allora le faccio una domanda, no, siccome stanno facendo, io ragazzi vi voglio dire una cosa, a tutti, Bernardo compreso, se volete fare delle domande specifiche, io non posso stare, devo stare dietro a loro due che parlano, a Daniele che parla, certo, più ai messaggi WhatsApp, non posso stare anche su Facebook, perché mi scrivono anche in privato e tutto quanto. Scrivete su WhatsApp 338 19 80 688, anche SMS. Se avete domande fatele lì. Tutto il resto non verrà considerato, lo dico perché sennò poi ci si perde la testa. Certo. Allora, la domanda che avevo fatto a Giuseppe, cosa ne pensava del delitto del 68? Sì. E abbiamo raccontato sì, brevemente, cioè lui sì, ha fatto una breve sintesi di quello che potrebbe essere successo nel 1968. Ci vuoi dire la tua versione dei fatti, o almeno la tua tesi? La mia versione dei fatti è quella del bambino, cioè che lui non ha udito gli spari, era presente nella macchina, non si è accorto di nulla, quando si è svegliato ormai l'aggressione era finita, lui è sceso dal finestrino posteriore sinistro della macchina, si è fatto 2 chilometri a piedi, ha suonato da De Felice, quello che ha raccontato. Allora, però, perché no, per me l'assassino è un serial killer solitario che non conosceva né Barbara Locci né Antonino Bianco. Quindi esclude a priori che, tanto i nomi li possiamo fare, sono morti, non sono stati, secondo te non sono stati i fratelli Vinci? No, non sono stati i fratelli, e nemmeno Vinci, Stefano Mele, e neanche Stefano Mele, che però ricordiamo è stato condannato a 23 anni di carcere. Sì, però poi ne ha fatti 14. Sì, esatto, avevano chiesto 23 anni di carcere, perché comunque è stato considerato un delitto passionale, no? Quindi lui ha avuto uno sconto di pena. Ipotizziamo fosse stato lui ha avuto uno sconto di pena perché era considerato un oligofrenico, ecco, cioè incapace di intendere di volere al momento del fatto. Però ipotizzando che l'alternativa fosse un omicidio a scopo di rapina, ad esempio, e l'assassino sì, avrebbe avuto una pena molto superiore, immagino, certo, sì, perché sì, c'era sì, il discorso sì, ancora dell'omicidio passionale che è stato poi tolto. Però mi pare, ora non vorrei sbagliare perché io questa cosa la vidi, ma mi pare che il delitto d'onore, dici tu, sì, esatto, mi sembra che era stato tolto, non ne sono sicuro già al 100%, mi sembra che era già stato tolto. Che anno era? 68. Quando è stato tolto, dici? Oddio, mi sa che c'era ancora. Non ne sono sicuro. Perché mi sembra, te lo dico così, che avevo verificato questa cosa qui. Perché allora in quel caso uno potrebbe dire, guarda, abbiamo fatto passare un omicidio di un altro tipo per un omicidio d'onore, sì, in modo da comunque la persona che lo compie ha una pena inferiore rispetto a quella che potrebbe avere. Sì, potrebbe essere, però non so se nel delitto d'onore è considerata anche il delitto di Antonio Bianco. Posso capire Barbara Locci, ma quello è un duplice omicidio. Se nel delitto d'onore era considerato anche uccidere l'amante della moglie o della compagna. Probabilmente. Sì, sarebbe interessante. È stato abrogato il delitto d'onore il 5 settembre dell'81. Ah, perciò tardi, molto tardi. Allora, per questo avevo ancora il dubbio. Allora io. Sì, potrebbe tanto starci, è che era venuta fuori una storia di questo tipo anche riguardante il delitto della tassinaia, cioè quello di Pacciani. Che l'idea che fosse stato in realtà un delitto di tipo cioè per rapinare il Bonini, se non ricordo male, che però poi fosse stato trasformato in un delitto passionale, cioè fatto sì, passare per il delitto passionale in modo che l'assassino prendesse una pena inferiore, insomma. Quindi per questo motivo Lì addirittura nel delitto di Bonini, tu parli quello del 51 di Pacciani, esatto, in prima battuta il pubblico ministero aveva chiesto, mi sembra, più di 20 anni a tutte e due perché pensavano che fosse un delitto per rapina. Ecco. Non credevano alla versione né di Pacciani né di Miranda Bonini.
poi insomma ci hanno creduto, lei ha preso 6 anni e lui ne ha presi diversi. Io certo. Volevo che dire una cosa, cioè nel fatto del delitto passionale, bene, il delitto passionale può essere imputato alla Locci, cioè viene ammazzata Locci, allora è un delitto passionale. Ricordiamoci sì. Sempre che Lo Bianco, se fosse stato così, noi parliamo sempre per ipotesi, che Lo Bianco potrebbe essere, cioè non è che vai a ammazzare la Locci e poi lasci lui come testimone. E quindi se è stato ucciso, è stato ucciso perché comunque lui era lì e ha visto, cioè nel senso, se si tratta di un delitto passionale. Sì. Questo è quello che volevo dire. Il delitto passionale è stato ucciso perché era l'amante. Sì, però sì, avrebbe, ma anche perché ha testimoni. Ma però avrebbe avuto però quando gli hanno chiesto 23 anni. Certo. Stavano di casa insieme, avrebbero avuto, cioè avrebbe avuto 8 miliardi di occasioni per ucciderla. Però, se fosse stato un discorso passionale. Ora può darsi, io non me ne intendo di legge. Però per dargli, per chiedere 23 anni vuol dire che non era considerato un delitto passionale. Penso che per delitto passionale si intendesse che non lo premediti. Vabbè. Cioè che lo fai così d'impeto, ma lì hanno detto che c'era la premeditazione. Beh, no? Sì. Quindi non è più un delitto passionale, diventa un altro tipo. Il movente può essere di tipo passionale, però è premeditato. E senti, quando lei è stata trovata, si diceva che avesse ancora dietro i soldi di quella famosa assicurazione dell'incidente che aveva avuto il Mele. Sì. Con tu dici a bordo, no, non c'erano, non c'è, perché soldi. Si diceva che lei avesse ancora dei soldi quando lei è stata morta, quando è morta è stata trovata, ti ricordi se aveva dietro con sé del denaro? Ce l'aveva lui, questo me lo ricordo, che ce l'aveva lui ce l'aveva nel portafogli, ma lei non mi ricordo sinceramente, però so per certo che non aveva una ingente somma, no, non ce l'aveva. Ragazzi, io vi devo interrompere perché mi stanno riempendo di messaggi e voglio, che anche gli ascoltatori abbiano, diciamo, voce in capitolo. La domanda che me la un ragazzo, io non so i nomi, ragazzi, mi mandate i nomi io poi vi dico anche chi siete. Allora, l'idea del delitto di rapina è il fratello del Bonini che in un'intervista sostiene questa tesi, questo mi è stato detto. Poi altro messaggio. Scusate, il diritto di Pacciani, dici? Sì, allora, sì. 68, semplicemente perché allora si sono accusati sempre fra di loro e mai un individuo al di fuori di quella cerchia? Rispondo io. Rispondo tutte e due, le domande sono per tutte e due, se poi volete quando... specificare, perché la domanda lo specificate, se no io la faccio a tutti e due. Vabbè, quindi allora. Prima Valerio, poi prima Giuseppe, è indifferente. Allora, innanzitutto si sono accusati fra di loro, non è vero, perché Mele ha accusato. Me l'accusava. Sappiamo bene che dal verbale qualche uno ha tirato fuori qualcosa. Sì, ma nessuno ha detto che forse si riferisce a Salvatore Vinci. Esatto, ma no, non cioè, ha detto che è stato mio fratello. Verbali, questo non l'ha detto. Non ha mica detto è stato mio fratello. No, mai. Ha lanciato sospetti. Sì, ha lanciato sospetti sul fratello, sì. Però io dico che questo delitto va messo nel contesto in cui è avvenuto. Siamo nel 68, Barbara Locci era piena di amanti. Chi pensava un serial killer? Nessuno. Io credo che Salvatore Vinci fosse convinto che fosse stato il fratello. Lui magari ci credeva. In ogni caso, buttare sospetti sul fratello voleva dire escludere se stesso. Vabbè. E invece disincolparsi. Certo. Sì, anche perché diceva, sosteneva che c'aveva la pistola nel motorino. Nel motorino, sì. Diceva che gli aveva detto la moglie di che ce l'aveva nella famosa vaschetta porta oggetti. Esatto, che poi è stato verificato che non poteva essere perché era troppo piccolo. Non ci stava. Però Cannella ha detto Cannella ci dice che è stato bucato. Sì, vabbè. Sì. Vabbè, salutiamo Davide, ci sta ascoltando, certo. Sicuramente ci sta ascoltando. Sì. Vabbè, noi rispettiamo tutti, cioè, devo dire che è abbastanza normale negli omicidi, diciamo, più o meno familiari, che comunque poi si cominciano a accusare l'un l'altro, no? Per esempio, sì. Le coppie omicida lo fanno spessissimo. Questa è considerazione a margine, insomma, della cosa. No, ma io credo che loro non sapevano chi potesse essere stato e sospettavano l'uno dell'altro. E quindi Salvatore Vinci non sono stato io, se era stato mio fratello. L'altro invece, più intelligente, secondo me, Francesco Vinci. Era più intelligente, secondo me, di Salvatore Vinci. Senza ombra di dubbio. Salvatore Vinci era un altro carattere, era più frufru. Salvatore Vinci era più, Francesco Vinci era più perché ridi? Mi è piaciuta la tua, però a termine tecnico, frufru, no? Ma sì, il famoso frufru. Ma frufru è inteso anche, vabbè, non voglio dire, non voglio offendere, sappiamo che lui
questo viene detto, io non lo conoscevo, quindi non posso dire sì, vabbè, così, che lui aveva anche alcune deviazioni, insomma, nel senso non è che scusate, che viveva, diciamo, il sesso in maniera molto tranquilla, aveva Salvatore, certo, stavo parlando di Salvatore, Salvatore. Francesco no, faceva, sì, diciamo, tra virgolette, l'uomo, sì, quell'altro, sì, si come si dice a Firenze, no, esatto, sì. Allora, c'è una domanda, ragazzi. Però volevo dire, invece Francesco Vinci non ha mai lanciato sospetti sul fratello né su nessun altro, perché secondo me si rendeva conto che lanciare sospetti significava semmai diventare un sospettato, perché a questo punto magari la polizia poteva pensare: perché stai accusando quello? Forse sei tu il colpevole. Ma poi non solo si inimicava il fratello stesso, che non era una famiglia comunque molto tranquilla. Loro, sì, se non mi sbaglio, correggimi se sbaglio, sì, rubavano anche greggi, se non mi sbaglio. Sì, sì, no, facevano anche questo. Cioè, facevano furto di erano bestiame. Erano pratiche usate da tutti pertanto, i sardi. Dopo si sono specializzati nei sequestri di persone. Certo. Però, ora, non so. Io, come ho detto, passione non ce lo vedo, perché passione è un termine molto forte. Ora, che vengono uccisi in una strada di campagna, in genere i diritti passionali avvengono a casa. Quello, infatti, come dicevo prima io, avrebbe avuto occasione chissà quante volte di uccidere la moglie, se fosse stato il marito, in un impeto di rabbia, anche sì, perché vedeva cosa faceva, gli portava le mani a casa. Giusto? Appunto, sì. Perciò un'incavolatura poteva accadere tranquillamente in casa, cioè non aveva senso andare a seguirla e poi ucciderla nel nulla cosmico, in mezzo a niente. Sì, infatti sembra un po', ripeto, se c'è la premeditazione già la passione scema un po'. Sì, infatti. Anche ma c'è una credo che ti ho scritto sta cosa privatamente, sì, però ti l'ipotesi che a me fanno giochettini e parlando dei sardi e fanno i giochettini tra di loro è venuto in mente leggendo una frase di Francesco Vinci che diceva in un'intervista a Spezzi, che diceva: può capitare tra gente di mala che si chieda un favore che poi si rende. Allora, possiamo escludere secondo te che per qualche motivo, adesso non preoccupiamoci del motivo, sì, però per qualche motivo questa donna dovesse essere eliminata? Allora forse è improbabile magari eliminarla a casa, perché comunque viveva in un paese, per cui forse quella era la situazione migliore per eliminarla. Allora si chieda in ambienti di mala il favore, magari si ha un favore da incassare, e allora si chieda a qualcuno di compiere questo delitto da parte nostra. C'era un film di Hitchcock che mi sembra si intitolasse Delitto per delitto, sì, Delitto per delitto, che si scambiavano, sì, due personaggi si incontrano sul treno, facciamo tutta questa cosa, sì, perché sì, così magari è anche sì, carina, sì, per chi ci ascolta, si incontrano sul treno e parlando si viene fuori questa possibilità, insomma, sì, di uccidere due persone, era la moglie mi sembra e il padre, un'altra persona, sì, in modo che ovviamente la polizia brancolasse nel buio perché non c'erano rapporti diretti, esatto, tra queste, sì, persone, sì. Allora possiamo escludere che Barbara Locci ci fosse un motivo per cui fosse scomoda, che fosse un motivo economico, per esempio quello del, sì, dilapidare il patrimonio, o il motivo morale nei confronti della famiglia, o il motivo di gelosia nei confronti di qualcuno dei suoi amanti, per cui che quella persona o quel gruppo di persone, diciamo, considerasse un ottimo affare il fatto che questa donna non Benissimo, ci fosse più. Esatto. Esatto. La possiamo escludere? Perché l'ipotesi, certo, lo sai già, sì, sì, è sì, che questo assassino, questo sicario, sì, poi avesse, come dire, in sé i germi di quello che poi si dimostrerà, cioè un serial killer, certo, quindi quello fosse semplicemente l'inizio di una carriera. La tua ipotesi l'ho letta, la persona potrebbe benissimo essere, l'unica cosa che non mi torna è questo che stai dicendo ora: perché non può aver iniziato già da serial killer? Perché deve aver commissionato? Posso interrompere un attimo? Allora, io ho letto, ne ho parlato anche con Giuseppe al telefono diverse, sì, volte, perché in questi giorni prima di venire qua abbiamo un po' parlato delle cose, cosa si pensava. Questo ovviamente l'ho pensato, certo, io. Tanti mi dicono, io rispetto tutte le, certo, le ipotesi, le idee, ci mancherebbe altro, che comunque
un poliziotto, potrebbe essere stato un guardone, e nel 1968 era lì a guardare, sì, loro due che amoreggiavano, ha visto poi ammazzare queste, ha visto poi nascondere la pistola con le scatole proiettili, perché sappiamo bene che erano due, sì, tipi, questo, sì, su questo non c'è un bel di dubbio, sì. E questo poi dopo abbia trovato il nascondiglio, abbia visto dove loro nascondevano tutto l'armamentario, se l'è preso e ha cominciato ad ammazzare. Io ritengo sia un'ipotesi ardita. Surreale. Sì, surreale, ardita. Detto ma sai ciò, perché questa ipotesi nasce dal fatto che non devi scollegare per forza il delitto del 68 dagli altri. Allora, se diventa un delitto passionale e quello è un delitto maniacale, diciamo è stata proprio la persona, a questo punto devi supporre un cambio di arma, cioè un'accessione dell'arma, oppure un ritrovamento fortuito, o come dici tu, era sul posto, è molto più probabile quello che dici tu. Posso più pensare a una commissione che, insomma, un assassino lasci l'arma del delitto sul luogo, insomma. Sai, tra l'altro, voglio dire, chi pratica, cioè voglio dire, una persona che uccide di mestiere, sì, probabilmente ha, come dire, una certa propensione all'omicidio, sì, quindi se in quella persona già ci sono degli elementi latenti di maniacalità. Sì, no, tu dici, capito, ma perché non comincia subito facendo, esatto, il serial killer? Questo, perché? Allora, il punto è, bisognerebbe capire, ovviamente bisognerebbe partire dalla persona. Certo, perché, certo. Perché un'altra domanda che ti facevo, ma da criminologo, sì, io, diciamo, da questo punto di vista ho trovato delle informazioni, ma non complete. Cioè, la possibilità che alcune... Io lessi questa roba che diceva che praticamente alcuni criminali di guerra, sì, avevano una psicologia da serial killer. Cioè, il fatto che uccidessero in un contesto bellico, diciamo, era coerente col fatto che se non fossero stati in quel contesto bellico probabilmente avrebbero ucciso. Questa con è altre... una teoria che io condivido. Secondo me i serial killer ci sono sempre stati, solo che prima facevano i soldati. Già. Avevano più possibilità di... Ricordiamoci, erano nel nazismo, non mi direte, c'era certo qualcuno normale che faceva certe cose, insomma. Il famoso Gilderess, cioè, no? Hanno usato la scusa. Cioè, i sadici sessuali ci saranno sempre stati, solo che prima facevano, ripeto, i mercenari, i soldati. Tanto è che alcune ricerche sicuramente conoscerai ci dicono che al momento in cui in una zona c'è una situazione bellica, per esempio, sì, una guerra civile, il numero degli omicidi gratuiti aumentano, certo, perché c'è una quota di psicopatici latenti, sì, nella società, che al momento in cui vengono meno i vincoli sociali, civili, certo, si lasciano andare. Chiaro. Ecco. Allora, l'ipotesi, prendetela, lo dicevo anche ad Angelo, ovviamente, prendetela come una ipotesi da fumetto, sì, visto, chiaro, che questo è il mio, certo, mestiere, nel senso, certo, che racconto storie, certo, certo, cercando di unire i puntini, e poi tra l'altro magari vi racconto una cosa interessante da questo punto di vista. Mi stavo chiedendo se la persona che magari fa il sicario in quell'occasione, sì, lì, e che poi diventerà il mostro vero e proprio, se avesse avuto un passato militare, sì, in un contesto, ma non militare, diciamo, organizzato, di quasi di guerriglia, sì, diciamo, senza esclusione di colpi, è possibile, secondo voi, da un punto di vista psicologico, che questa persona abbia canalizzato nella prima parte della sua vita quel tipo di violenza in quel contesto lì, in un contesto militare, certo, può libero, e poi, sì, sì, venuto meno il contesto militare, abbia trovato altre valvole di sfogo? Ci sono stati diversi militari che sono diventati poi serial killer, quindi sì, è possibile questo. Allora, ragazzi, io vi voglio interrompere un attimo, mi stanno scrivendo domande a raffica, stasera, sì, ovviamente è la trasmissione più ascoltata, e vabbè, quindi potete parlare quanto volete, non c'è problema, qui potete dire tutto quello che volete. Questa, sapete che Daniele ha la radio libera, ognuno può dire lo vuole. Io però vi devo fare un po' di domande, perché, certo, sennò è inutile che abbiamo dato il numero. Certo. Allora, cominciamo un attimino, cerco di andare in ordine cronologico, perché qui almeno l'ha fatto. C'è Alessandro che mi dice: saluto Valerio, sono d'accordo con lui che nel 68 era uno solo, va bene? Allora, salve a tutti, vorrei chiedere a Valerio... Ve lo scrivo, che ascolto sempre con piacere, questo Alberto da Zamprogno,
Se da criminologo non ritiene sia più probabile che un serial killer in occasione del primo omicidio preferisca colpire nella sua zona, in che modo? In modo a sfruttare la maggior conoscenza dei luoghi, visto che non ha ancora esperienza. Se il mostro era del Mugello, perché ha iniziato la serie a Signa? Alberto da Zamplogna. Questa è una domanda alla quale non so rispondere. Non so rispondere perché non conosco il personaggio. Potrebbe anche essere che lui abitasse a Signa, nel 60, non lo so. Non conosco l'autore di questi delitti. Io per penso ora. Che si organizza per ora. Però non lo so perché ha iniziato a Signa, non saprei dirlo. Secondo me aveva già in mente, penso io, già dal primo omicidio, di usare un posto vicino a uno svincolo autostradale. E Signa era vicino a uno svincolo autostradale. Giuseppe? Ah, ok, no, è finito, scusami. Sì, sì, è finito. Ah, ok, Giuseppe? No, io guarda, visto. Io, secondo me il primo delitto è quello del 74. Cioè nel senso quello dove scatta la parte, ma questo maniacale, ripeto, dici. Se, vi ripeto in mia, sì. In my opinion, come si certo. Dice no, no, cioè, certo. No? Okay. Sì, no, no, certo. Quindi, no, qui si parla solo per idee personali, nessuno ha la verità in tasca, la magistratura ha già fatto il proprio dovere, quindi noi stiamo parlando di cose che può darsi possano essere successe, come no, quindi è la tua idea, tranquillo. Certo, no, è sempre, no, hai fatto bene, sempre sì, anche perché lungi da me l'idea di avere delle. Poi sono, vi ripeto, un fumettario che si occupa di questa cosa semplicemente per diletto, quindi sono. È come se l'uomo della strada, come ti scrivevo oggi. E quindi io credo che il suo primo delitto sia il 74, ma proprio per il discorso che ti facevo prima. Cioè io ho l'impressione che sia stato in quel caso lì assoldato. Ed è questo spiegherebbe anche il fatto che non c'è un passaggio vero e proprio dell'arma, cioè effettivamente l'arma c'era lui, solo che in un primo contesto la usa per adempiere a un favore di mala che doveva restituire. Poi si ritrova dopo dunque 6 anni, quindi nel 74, sì, a utilizzarla per una cosa che gli preme più da vicino come persona, no? E lo capiamo anche dall'attenzione che lui, me lo insegni tu, perché certo, io ovviamente ho studiato sul tuo libro, quindi, che pone nei confronti della povera Pettini, e l'attenzione, sì, il coltello, no? Sappiamo, sì, tutto. E anzi, tra l'altro, apro una parentesi, credo, ma questo ti chiedo un tuo parere sul famoso tralcio di vite, ora esiliamo, sì, un attimo dal 60. No, vai. È possibile che fosse un modo di schernire la vittima? È stato un modo per umiliare, ecco, la vittima, sì, sì. Quindi questo mi torna, cioè l'idea che lui potesse avere un qualche motivo personale nei confronti di questa ragazza, e che quindi lui a quel punto lì si sia trovato con due delitti simili, nel 68 e 74. Esatto, 68 e 64. Compiuti con la stessa pistola, e poi nell'81, probabilmente dopo un percorso, poi magari possiamo solo fare delle ipotesi quale possa essere stato, decide di dare sfogo, per, a mio parere, quasi in maniera cosciente, di diventare un serial killer. Ma questo è un discorso che prevederebbe un preambolo lunghissimo, perché altrimenti bene, sembra così. Bene. Passiamo ad un'altra domanda. Secondo voi, questo Alessandro ci chiede, secondo voi negli anni 80 l'MDF, mostro, sì, di Firenze, sì, vive da solo? No, io penso che ha sempre vissuto in famiglia lui. Ci vuoi dire anche perché? Sì, perché lui colpiva nei mesi estivi, secondo me, quando lui era solo, se no avrebbe compiuto gli omicidi in qualsiasi periodo dell'anno. Presumo che la famiglia andava in vacanza, lui era libero di poter agire e uccideva. Quota. Secondo me aveva dei vincoli temporali. Ok. Poi temporali ci dice... legati al fatto appunto che d'estate, insomma, forse avevano una casa al mare, non lo so, sono ipotesi queste qui. E anche per il fatto che lui colpisce a settembre, sempre poco prima che aprano le scuole. Dopo, sì, no. Questo ce l'avevi detto a casa. Sì, quindi... penso io che l'apertura delle scuole significava anche che la famiglia in qualche modo rientrava. Ora, se avevano un rapporto con la scuola, non lo so, penso, nel senso, se lavoravano a scuola, però può darsi che in famiglia ci fossero dei bambini che qualcuno andavano a scuola, o che qualcuno lavorasse dentro una scuola, o no? Che qualcuno lavorasse dentro tipo la scuola, tipo il babbo, sì, la mamma. Però va detto che per trovare la finestra giusta per, sì, operare, cioè, alla fine gli risultava poco tempo, perché
perché doveva trovare un periodo in cui c'era poca luce, no? Notturna. Però questo non sempre ha funzionato, perché a Scopeti non c'era poca luce. Quindi vuol dire che se lui ha necessità di uccidere, sì, se c'è poca luce è meglio per lui, ma non è proprio indispensabile. Ma a Scopeti non era 9 luglio? No. Scopeti addirittura è stato compresso il 6, la notte fra il 6 e il 7, o fra il 7 e l'8, no, non c'è, era proprio. C'era la luna? Sì, era, mi sembra, il primo quarto, se non erro. Ah, pertanto 9 luglio, sì, perciò il primo quarto è luna. No, il 9 luglio, proprio 9 luglio, c'è che proprio non c'è la luna? No. Era la domenica successiva. Successiva. Ecco, semmai avrebbe dovuto colpire la domenica successiva. Ecco. Lì era proprio 9 luglio. Proprio la domenica. Perciò c'era buio assoluto. La domenica 15, sì, buio assoluto. Però secondo me la domenica 15, perché le scuole aprivano, mi sembra, di mercoledì o di giovedì. Intendo dopo l'8, fra l'8 e il 15. Quindi lui non poteva più colpire, ha colpito se ne è importato della luna. Però se potevo chiarire un attimo, se posso. Certo. Perché penso che il bambino abbia detto la verità? Perché per me il bambino ha detto la verità. Intendo la verità quando nelle sue prime dichiarazioni. Perché ci sono riscontri. Quando dice che lo zio l'ha accompagnato? No, quando lui dice che si è svegliato. Anche se era solo, sì. Perché io, quanto c'era Cannel, chiedevo, dico, ma quando questo bambino si è svegliato, in che posizione era la mamma? Era addossata allo bianco, perché la Barbaloccia è stata uccisa alle spalle, mentre cercava di scappare dal lato del passeggero, occupato dal corpo di Lobianco, quindi non poteva fuggire di lì, perché tutti i colpi sono sulla schiena. Se il bambino si è svegliato al momento degli spari, oltre ad aver visto l'assassino, ha visto anche la madre riversa sullo bianco. Chiaro. Però dal rapporto Matassino, i carabinieri dicono che il bambino si è svegliato, ha dichiarato che la mamma era già sul sedile di guida. Questo è un motivo in più per pensare che lui non ha sentito i colpi di pistola. Poi c'è una cosa che il bambino non dirà mai, e secondo me se avesse sentito doveva dirlo, le urla della madre. Mai, non parla delle urla della madre. Perché non le ha sentite? Anche perché in quel momento, cioè quando sono stati aggrediti, sicuramente, probabilmente tutte e due hanno gridato. No, penso che Lo Bianco non ha avuto il tempo. Non ha avuto il tempo? Lo Bianco no, perché è stato ammazzato subito. Ma Barbarocci sì, perché Barbarocci c'è stato un intervallo, perché lui ha cominciato a sparare il Lo Bianco dal finestrino, perché ha messo il braccio nell'abitacolo. Però lei l'ha uccisa aprendo lo sportello del guidatore. Pertanto lei era più che viva. Sì, lei sì, certo. Lei era viva. Sarà durato pochissimo l'attacco. Forse un minuto, forse meno di un minuto. Scusami Valerio, quindi lui apre lo sportello del guidatore, sì, e spara praticamente alle spalle della Locci, sì, che sta uscendo dall'altra parte. Perché la Locci, vedendo che si apre lo sportello, cerca istintivamente di fuggire, oppure di girare, diciamo, si gira dalla parte opposta della pistola. Infatti tutte le ferite nella Locci sono sulla schiena. Però la Locci è seduta sul sedile del guidatore, quindi qualcuno ce l'ha messa, non è morta così. Aspetta, è seduta sul... Quindi perché... C'è la schiena della Locci, nel momento in cui arrivano i carabinieri, è protetta dal sedile, perché è seduta. Cioè è, non stata, può averla... è stata rigirata. È stata rigirata, sì. Ed appoggiata allo schienale. Esatto. Pertanto lei ha i colpi alle spalle, ma le spalle sono appoggiate allo schienale. Sì. Pertanto è stata presa di peso e ruotata praticamente. Esatto. Ed è lì che c'è probabilmente la rivestizione. Esatto, sì. Ma dimmi. Cioè, anche lì, a parte, immagino che non ci siano testimonianze precise della biancheria intima della Locci. Cioè, c'è. Sì, è scritto anche di che colore fossero le. Perché. Cioè, è complicato parlare di certe cose. No, è tranquillo. Purtroppo devo guardare qui, dare a voi. Nel senso, perché si dice che lei sia stata rivestita, sì. Però immagino che sia stata semplicemente, siano state tirate un po' su. Sì, sono state tirate però, un po' su. Perché si parlava di lei sopra di lui, quindi le mutandine non potevano essere a metà gambe. Cioè, non so se mi spiego. Sì, no, le doveva aver tolte. Almeno da una gamba sicuramente. Quindi si presume che l'assassino abbia poi rinfilato da sotto e l'abbia ritirata su. Ho cercato di capire perché hanno detto così gli inquirenti, perché pensano che sia stata rivestita, insomma, che gli slip siano stati rivestiti, certo. Però non ho trovato perché hanno pensato questo particolare, non so come mai l'hanno pensato.
non sono riuscito a trovare nulla. Perché sembra, spieghi, tra l'altro, una reazione, a mio parere, diversa da quello che poi lui farà in seguito. Cioè, in seguito lui espone i corpi delle ragazze, no? Sì. In questo caso lo copre. Ora, c'è chi dice è una forma di censura, per cui censurare, castrare hanno la stessa, diciamo, origine. Però sembra strano, cioè vi dico, da uomo della strada, ignorante su un argomento, sembra strano, cioè dall'omicidio successivo lui espone, anzi vilipendia i corpi, qui si contraddice, no, dici, si contraddice, fa ha un'operazione psichica che secondo me è in contrasto, mi sembra quasi un'opera, magari veramente, cioè non so se magari un poliziotto, un carabiniere con buon cuore abbia fatto questa cosa, che forse siamo negli anni 60, che l'ha rivestita da un carabiniere, dice no, questo non penso. Non penso, sai perché? Lo dicono loro nel rapporto che non hanno toccato i cadaveri. No, certo. Però non so perché il medico legale, presumo sia stato, ha scritto queste, perché non sono riuscito a trovarlo. Perché quella sembra più una cosa veramente che possa fare il marito o una persona che ha nei confronti della ragazza comunque un rapporto di tipo emotivo. Di una cosa che sono certo è che non ha manipolato il corpo dello Bianco. Ne sono certo perché credo che lo volesse fare, non so cosa volesse fare, perché è stato trovato lo sportello posteriore destro, socchiuso, così descrive nel rapporto Matassino, c'è scritto come è stata ritrovata la macchina. Io penso che l'abbia aperto lui questo sportello. Però lì dietro c'era il bimbo, però sì, dietro c'era il bimbo che dormiva, secondo me. Quindi lui a quel punto, qualunque cosa abbia fatto dopo, è stato condizionato dalla presenza di questo bambino. Sì, lui ha aperto lo sportello, è stato trovato davanti il bambino, sì, era, esatto, riappoggiato e dormiva questo bambino, però aveva già manipolato i corpi, perché quando il bimbo si sveglia e dice la mamma era sul sedile del guidatore. Se si fosse sbagliato al momento del delitto, a parte che, insomma, secondo me un bambino di 6 anni non penso che poi possa mentire su un qualcosa del genere. Difficile. Non credo proprio. Poi c'è un'altra cosa che secondo me c'è un riscontro fra quello che dice il bambino e quello che è successo. Lui dichiara che è fuggito dal finestrino posteriore. E sì. Qual è il finestrino posteriore abbassato? Qual è il finestrino abbassato a metà? Quello posteriore. Poi lui dice che ha visto una luce accendersi ed è felice ha acceso la luce. Sono troppi particolari. Però l'auto era una 1100? Era un'Alfa. All'epoca, se non mi sbaglio, i finestrini posteriori non andavano totalmente giù. Può darsi. No, era quasi la certezza. Si fermavano a metà circa. Il bambino mi ha fatto uscire da metà finestrino, che tra l'altro, per come erano fatte le auto a quell'epoca, non erano finestroni enormi, erano finestrini abbastanza piccoli. Non mi torna il... Però si vede, c'è la foto, mi sembra si vede questo finestrino. Secondo me poteva passarci perché era esile il bimbo. Sì, però e poi questa cosa lui non è che la dice solo. Che modello era? Alfa? Andiamo subito a vedere. Ora non me la ricordo sinceramente. Comunque se vedi la foto dell'omicidio. Sì, cioè, ragazzi, io devo fare sempre, l'uccello del malaugurio. C'è il libro, c'è il cartaceo? Sì, ce l'ho qui. Quante ne portate? Uno solo. Lo sapevo io che lui ne portava uno solo. Comunque. Ma anzi, ci dice magari dove lo possiamo trovare? Finalmente. Si trova già. Il cartaceo c'è? Sì, lo trovo. Bene. Allora, io volevo interrompere un attimo, ragazzi. Veramente, stasera stanno facendo domande a raffica. Io. Possiamo questo dire... è un delitto importante per sì, il... allora io comincerei un po' a esaudire i desideri, certo, di chi ci ascolta. Allora io mi scuso se dimentico qualcuno, però qui c'ho tutti i numeri che sta scrivendo e quindi vedo che, diciamo, gli ospiti sono graditi. Allora, vediamo un attimino. Allora, ma il De Felice era vicino di Bargiu? Vicino di casa, intendo. Sì, dire. Sì. Questo si legge nel libro di Spezi, mi sembra, che se ne sarebbe accorto la scrittrice, che, non mi ricordo ora come si chiama, che ha scritto un libro, tra l'altro, Il mostro di Firenze, sì, in inglese. Però se anche fosse stato vicino di Vargiu, non vedo cosa cambi, sinceramente. Anzi, l'idea è che lo volesse portare da Vargiu. E che poi il bambino loro l'abbiano
lasciato a una certa distanza e che lui poi abbia sbagliato. Però mi sembra l'armata branca lei. Eh sì, in effetti sì, anche perché tu a quel vai... punto se sei d'accordo glielo porti a Vargas. Certo, vabbè, certo. Vargas, in effetti non ha molto senso. E il guanto di paraffina... Non solo, così. Scusa, l'ho portato da Vargas, okay. Per quale motivo poi? Perché poi l'avrebbero riportato a Vargio, l'avrebbe riportato a casa. Per quale motivo dovevano portarlo a questo Vargio? E anche perché nell'ottica di crearsi un alibi non lo porti all'amico, lo devi portare a qualcuno che non sia sospettabile. Forse l'idea era di portarlo a Vargio e Vargio forse l'avrebbe riportato a casa, ma a quel punto lo potevano riportare benissimo loro a casa. Non so, cioè, anche o se fosse stato vicino. A Vargio, sì. A meno che lui non fosse... Può darsi anche che Vargiu non fosse a conoscenza di questa cosa. Però, però sai cosa che non mi torna, Giuseppe? È Barbara Locci, fa parte del sottoproletariato. Qui sembra che stiamo parlando di un presidente. Il finestrino era giù a 3/4. Ah, ok, sta guardando la foto di Enigma. Sì. Quindi poteva passarci. Ma secondo me un bambino sì, dai, lì ci passa. No? Ma parecchio male. Sì. Ma con lo sportello aperto, però perché passare al finestrino? Perché lo sportello aperto è quello dove è il corpo dello Bianco, avrebbe dovuto scavalcare lo Bianco. Mi chiedono il guanto di paraffina positivo del Mele. Ma era leggermente positivo il Mele. Esatto, è quello che sapevo anch'io, non era proprio. Ma allora la positività di Michele Cutrona, quella era positiva al 100%, si può dire. Però è stato escluso perché faceva un lavoro per cui usava dei nitrati. Però scusa, anche se fai un lavoro del genere, perché devo escludere che tu non abbia usato una pistola? Mai fatto, sì. Anzi. Questa è una domanda che presumo sia per Giuseppe. E Paolo ci dice, ma il favore di Mala, se poi ci vanno di mezzo quelli che lo hanno pagato per il delitto, prima o poi Sardi avrebbero detto chi era? Dunque, se sono i mandanti, no. Perché altrimenti avrebbero pagato. Ti interrompo un secondo. Scusate, ragazzi, stasera, l'altra settimana non avete mai fatto una domanda. Stasera ci state subissando. Io non riesco a stare dietro a tutti, quindi dovrò voi mi perdonerete se vi interrompo ogni tanto, per favore. E se dimentico qualcuno, chiedo scusa di nuovo, perché quindi veramente sta scrivendo. Prego. No, dunque, il punto è che il mandante chiaramente non può essere. Cioè, se il mandante dà al sicario il compito di fare il delitto, ovviamente il mandante non può dire è stato lui, perché certo, ovviamente certo. Sarebbe comunque mandante e quindi prenderebbe la stessa pena, se non peggiore addirittura. Sì, forse di più. Ecco, per cui è probabile però che alla lunga, e questo forse spiegherebbe per quale motivo poi il mostro si, come dire, colpiva ogni volta che c'erano in carcere delle persone di quell'ambiente lì. È un'ipotesi, sì, come al solito, certo, lo dico certo, sempre con molto rispetto. Beh, potrebbe essere una spiegazione per quale, per esempio, nel caso dei tedeschi abbia colpito così velocemente, cioè abbia colpito forse commettendo un errore, ma perché era importante che colpisse in modo da far uscire Vinci in questo caso. Esatto. E è un'ipotesi. Poi può darsi anche che, se vogliamo seguire l'ipotesi di Filastò, che poi alla fine magari sia andato a uccidere il Francesco Vinci con quella faccenda dell'incaprettamento e dell'omicidio degli anni 90, proprio perché forse era arrivato a un punto in cui temeva che potesse realmente uscire fuori questa faccenda. È una ipotesi. Vabbè. Allora, la Locci non aveva l'abitudine di portare Natalino con sé, almeno non si hanno dati in quel senso. Non lo sappiamo questo. Aspetta, devo finire. Quella sera lo porta per proteggersi, perché sa, è il telefono che si spenge, che sa che la presenza di Natalino la può proteggere. Quindi, visto che Natalino non dovrebbe essere figlio di Stefano Mele, un DNA a Natalino andrebbe fatto per vedere chi è il padre biologico, e probabilmente il killer. La Locci concepì Natalino mentre abitava a San Casciano alla Romola. Secondo lui andrebbe fatto un DNA per vedere se è Natalino. È inutile fare una cosa del genere. Se anche dovessi scoprire che il papà è Salvatore Vici, che cambia? Poco. Cosa cambia? Ma potrebbe essere anche chiunque altro, perché con tutti gli amanti che aveva, insomma. Però questa storia che la madre si portava a Natalino per proteggersi, a me non sembra molto plausibile. Beh, in perché caso comunque è morto uguale. Lo scudo. Appunto. È morto uguale. Uno mi scrive grande Giuse. Non so chi è, non posso dire il numero. Vabbè, se ci dici chi sei, poi glielo dico a Giuseppe. Bene.
Vediamo, allora, stiamo pensando di cercare, io sono in difficoltà, allora, la Loccia è stata sommariamente rivestita, copre ciò che più gli stava a scandalo, non è una contraddizione, è il principio di un'evoluzione. Ma addirittura dalla foto si vede bene che era stato tirato giù anche il vestito, a coprire mezze gambe praticamente. Sì. Però non sappiamo se questo è stato un atto involontario, cioè nel senso mentre esposte il cadavere. Non che è calato il vestito, però le mutandine, quelle sono tornate. Cioè, ma non so, ma chi lo dice che le mutandine erano giù? Che erano proprio giù? Mi hanno fatto notare che si può fare anche senza togliere le mutandine, proprio recentemente. Attenzione, parliamo del 68, all'epoca c'erano dei paracadute, non c'era i fili interdentali, ora sai, scansi il filo interdentale, ma all'epoca c'era insomma dei paracadute. Ma può essere, sicuramente i due erano all'inizio. Probabilmente era esperta, però insomma, vabbè. Ma i tempi erano un po' diversi, non c'era proprio tutta, diciamo, quella libertà che c'è. Sapevo adesso che l'argomento vi sarebbe piaciuto. La Loci, ma io ho visto una foto della Loci, non è che proprio fosse una donna. Una gran bellezza non era. Magari è venuta male nella foto, nella carta di solito, una carta di tirarsi viene sempre male, no? Beh, oddio, c'era le polpacce. No, non era proprio la bellezza. Magari io stava cercando di dirci qualcosa, sì, mi riporto all'ordine. Sì, diciamo, stiamo parlando di persone umili, non è che siano ricche, poi insomma mi sembra un complotto esagerato per pensare a come Barbara Loci. Ok, complotto nell'ottica magari del denaro, ma potrebbe, se fosse semplicemente stato uno di quel gruppo che aveva, diciamo così, magari una persona che aveva già un precedente di una moglie fedifraga. Sì. Ok, mi sto riferendo ovviamente a Salvatore. Sì. E che però avesse appunto maturato questo desiderio di vendetta nei confronti di questa amante che comunque non si concedeva soltanto a lui, e però a quel punto avesse voluto darle una lezione, ucciderla per mille motivazioni che possono passare. Però uccide anche Lo Bianco, non è che uccide solo Barbara Loci, uccide anche un'altra persona, quindi. E poi non è che lui c'era stato a febbraio, loro sono stati uccisi ad agosto, ma lui a febbraio era a casa della Loci. Io credo che, non penso che fosse la Loci a lasciare i propri amanti, io penso che erano gli amanti che la lasciavano. Non credo che sia stata la Loci a lasciare Francesco Vinci, io penso sia stato Francesco Vinci a lasciare la Loci, secondo me. E Salvatore? Salvatore perché c'era il fratello, è subentrato il fratello, si è fatto da parte, però a febbraio... Stefano Mele, questo lo viene a sapere da Natalino, perché mi pare che lui era in ospedale. Sì, era in ospedale. E quando lui era in ospedale, Salvatore era a casa sua. Sì, sì, il che lo innervosisce e lo accusa di essere. Il primo ad accusare è stato. Infatti, il primo che accusa, se non mi ricordo, è Salvatore Vinci. Sì, è Salvatore Vinci, perché viene a sapere questa cosa dal figlio. E probabilmente lui ci crede, io penso che Stefano Mele ha sempre creduto che sia stato Francesco Vinci, veramente. Era più sospettoso su Francesco Vinci, tant'è che a un certo punto dice al magistrato: no, lui non c'era, però se mi dite chi l'ha uccisa io vi dico che è stato lui, per dire proprio che avevo una vera e propria antipatia nei confronti di Francesco Vinci. E questo il giudice Rotella se ne accorge, e a me sembra che nella sentenza, non so se l'avete letta, del giudice Rotella, mi sembra quasi che ci sia un po' di ammirazione nei confronti di questo Francesco Vinci, perché si rende conto che è una persona seria non nel senso, insomma, certo, intelligente, perché dice: ma Francesco Vinci a un certo punto dice: ma io andavo a uccidere la Loci e mi portavo dietro un inetto come Stefano Mele, che mi avrebbe accusato alla prima occasione. No. E Stefano Rotella in effetti ci pensa a questo, si rende conto che ha ragione. Quindi possiamo escludere completamente che Mele sia stato sul luogo del delitto? Questo lo esclude Rotella, veramente, neanche io. Perché Rotella a un certo punto lo dice. Questo non sa neanche come è fatta la casa dei Felici. Non riesce, a parte che se ne sono accorti i carabinieri all'inizio, sì, perché non riusciva a trovare la strada. Addirittura, dice Stefano, io non me la ricordavo, abbiamo dovuto chiedere a qualcuno, perché non me la ricordavo. Anzi, anche Canessa se ne rende conto, leggendo i verbali, dice: ma a un certo punto c'erano due strade e lui sbaglia.
poi siete voi che ce lo portate sul luogo del delitto in qualche modo. Io penso non ci sia mai stato, Stefano Meli. Allora, un ragazzo ci chiede, penso sia Bernardo, questa rispondo io perché la so, una delle famose che so. La so. Come, no, ma in realtà le sapevo tutte, però sai, gli esperti sono loro, quindi io devo stare zitto, no? E qualcuno fece una scommessa con i sardi, scommettendo che si sarebbe preso Barbarocci, e quello era Antonio Bianco, giusto? Bianco. Aveva fatto la scommessa con lui. Una settimana prima. Ora io e Daniele... Quale dei sardi mi ha un vuoto di memoria? Francesco. Con Francesco, vero? Sì. Ora io e Daniele stavamo visionando quella fotografia là, però Valerio non la vede, no, quella lì, vede. E sembra che Barbarocci stringa qualcosa in mano. O il plaid o il vestito. Non lo vede. Tu non lo e sai. Se fosse... è stata girata da morta, questa azione non l'avrebbe potuta fare, perché lei si vede abbastanza bene, c'ha la mano leggermente sollevata, e è una vecchia foto, la vedi? Sembra stia stringendo o il vestito. Non la vede Valerio, secondo me, la vedi? No, non la vedo. Affacciati un attimo, sì. Vieni. Così gliela facciamo vedere a Valerio. Sembra un'azione che da morta non avrebbe potuto fare questa, vedi? Questa mano è leggermente sollevata ed è stinta. Non riesco a capire, perché la foto è vecchia, se sta stringendo o il vestito a questa altezza o il, vedi sotto c'è un plaid che evidentemente hanno usato per l'atto sessuale, perciò non si riesce a capire se sta stringendo, però stringe qualcosa. Non si a me sembra proprio... Sembra che stringa qualcosa, davvero? Guardiamo, cioè, possiamo fare uno zoom? Faccio una cosa, la salvo e poi la zoom. L'allargo, sì. Okay. Così la vediamo. Allora, io intanto continuo a parlare. Allora, Valerio, secondo te, sì. E presumo anche secondo Giuseppe, nel 68 non sono stati sardi? No, per me non sono stati sardi. Nemmeno secondo te? No, secondo me no, però credo che fossero mandanti, coinvolti, ecco, mettiamola così. Loro fossero coinvolti come mandanti, però fisicamente, cioè l'atto pratico, l'atto pratico non sia stato proprio seguito a loro. Aspetta, ora mi era venuta una domanda, ma me ne sono scordato. Vediamo se lui riesce. Sembra che sì, c'è il plaid secondo me, guarda. Secondo me sta stringendo il plaid. Sì, può darsi. Però può darsi che questo sia un atto quanto è stata, cioè... forse un po' ma sarebbe una contrazione magari. Sì, post-mortem. Però si avrebbe preso il plaid. Nel momento in cui è stato si sarebbe rigirato tutto il plaid. Invece è ben composto sul sedile. No, che sia stata ricomposta lei, sì, questo. No, ma il plaid è a posto e lei sembra che stringa il plaid. Se fosse stata ruotata col plaid stinto in mano, il plaid non sarebbe sul sedile, sì. Sarebbe rovesciato in qualche maniera. Invece mi sembra, guardiamo un po', zoomiamo un po' meno. Dobbiamo fornire agli ascoltatori però le immagini. Sì, queste video. Vabbè, sì, facciamo una live. No, facciamo una live però, su Periscope. Nel rapporto il Matassino mi sembra che non ci sia scritto che lei stringesse qualcosa in mano. Eppure qui sembra proprio abbastanza netta l'immagine. Può darsi. È strana, cioè è leggermente sollevata di 3 centimetri. E stringe in mano o il plaid o il vestito, non si riesce a... sembra più il vestito a occhio, no, forse il plaid perché fanno piega. Può darsi. Comunque tu insomma stai dicendo che, allora, secondo il tuo punto di vista, il mostro trova loro e colpisce loro, quindi sì. Non avrebbe seguito la Locci, perché lei parlava di essere che era seguita da qualcuno che era armato, eccetera, ma io penso che questo l'ha detta Barranca. Allora, credo che l'abbia detto sulla Barranca, però può darsi che l'abbia detto per togliere solo di torno. È vero, potrebbe essere. Come può essere una bugia di Barranca? Certo. Barranca voleva, certo. Barranca era il cognato di Lo Bianco, ci aveva provato con la Locci e la Locci l'ha rifiutato, dicendogli questa cosa qui. Non sappiamo, ma se anche fosse vero che lei diceva queste cose qui, non è detto che fosse vero. Certo. Cioè, lo diceva, ma forse non era vero. Sappiamo se la Locci usava quel posto, diciamo, per gli appuntamenti, o era un posto occasionale? Questo non lo so. Non si sa. Non lo so. Perché
nel, anche perché immagino che adesso sono del 71, quindi nel 68 non saprei quali erano i costumi dell'epoca, però non so neanche quante macchine che si appartavano ci fossero all'epoca. Sembra più una cosa da anni 70-80, no? I fidanzati, gli amanti che si appartano. Nel 68, tra l'altro, c'era probabilmente. Mi avevo letto da qualche parte, però siccome loro due sono amanti, presumo che nel 68 non andassero in qualche albergo. Ah, certo. Tanto più che dicono che neanche lo bianco fosse una persona molto ricca. Nell'ottica dell'assassino che casualmente trova la Locci, cioè voleva dire che allora doveva frequentare il posto. Questo non lo so, ripeto, non te lo so dire. Ok. Il plaid. Abbiamo stabilito che è il plaid. C'è una foto avvicinata e si vede bene, c'è la piega del plaid tenuto in mano, e perciò questa è un'azione fatta da Viva, cioè ha stinto, o probabilmente mentre moriva ha stinto il plaid. Quindi quando era già stata girata ed era ancora viva, evidentemente. Però questo mi ricorda la Pierontini che stringeva il reggiseno nella mano, ma lì secondo me gliel'ha messo l'assassino il reggiseno in mano. Dici? Sì, perché il reggiseno lei l'aveva addosso. L'aveva addosso, pertanto. Comunque, della foto qua... Al momento dell'aggressione intendo. Io voglio chiedere a Valerio, la Sara, una certa Sara, di cui non ricordo il nome, ora te lo dico... Sara Grimaldi, Sara che non so la conosco se la conosce, scrive no, grande Valerio. Grazie, la grande Sara. Allora, poi c'è la grande Giuse, i complimenti per tutti. E allora, io vorrei che ognuno di voi ci dica, ovviamente, come dice Giuseppe, sono pareri personali, certo. Per voi il delitto del 68... Cosa è successo? Cosa è successo il 21 agosto del 1968, che poi abbiamo anche litigato, perché era il 22. Per me è il 22. Vabbè, sì, dai, comunque sì, sto giocando, non abbiamo litigato, non litighiamo mai, anzi, sono costruttive le discussioni. Quindi, uno dei due inizia, prima Valerio, poi Giuseppe. Sì. Allora, sono pareri personali, Per quel che mi riguarda, quando questo serial killer ha iniziato a uccidere, quindi nel 68... Qualunque coppia si appartava era una coppia ad alto rischio, quindi erano gli stessi rischi della Pettini, della coppia, intendo Pettini Gentili, insomma di tutte le altre. Quindi a prescindere dal vissuto della Barbara Locci, non è morta per gli amanti, è morta perché si è trovata, come si dice, nel posto sbagliato al momento sbagliato. Perché questo qui ha iniziato, ha trovato Barbara Locci e Antonino Bianchi e li ha uccisi. Non so se aveva intenzione di dare pugnalate post mortem a Lo Bianco, secondo me sì. Penso che sia fermato per la presenza di questo bambino che l'ha visto, a questo punto si è inibito, ma questo lo dicono anche quelli dell'FBI, non è che lo dico io. E quindi ha lasciato perdere tutto. La freccia accesa, che io presumo lui l'abbia lasciato per tenere lontano le persone, perché Natalino parla di questa freccia accesa, lo dice ai De Felice, lo dice ai Carabinieri, dice c'è la freccia accesa, c'è una luce che si accende e si spegne. Ora pensare che c'è stata una premeditazione, abbiano preso questo bambino, l'abbiano portato lontano con questa freccia, non capisco perché degli assassini dovrebbero fare una cosa del genere. Cioè tu hai appena ucciso la mamma di questo bambino. Se c'è la premeditazione, alcuni, i teorici della pista sarda dicono che il bambino si sia svegliato. Io non credo che nessun assassino al mondo, ma nessun assassino al mondo lascia un bambino di 6 anni a casa di sconosciuti. Non solo lasciano a casa di sconosciuti, ma negli anni a venire lo lasciano stare. Questo va in collegio, potrebbe parlare con i compagni, con i genitori dei compagni, con il prete. Dipendente. Pertanto motivo in più avrebbe potuto parlare chissà quanto. Sì, ma io sono convinto che Natalino Mele, anche oggi, si ricordi benissimo quello che è successo. Lui, perché l'ha vissuto, come fa a dimenticare un'esperienza del genere? Lui dice sempre, non si ricorda niente. E lo dice perché forse non vuole più, insomma, si sarà stufato. Ma col tempo ha rimosso. Si sarà stufato. Mamma ci sta anche a ben rimosso. Come fa a rimuovere una cosa del genere? Non la puoi rimuovere. Sai, ma la rimuovi, però siccome gliel'hanno continuamente ricordata,
No? Ma quando lui va al processo Pacciani, però racconta quello che ha raccontato da bambino, cioè appena infatti lui dice, a meno che tu non abbia a cuore il bambino, per quello lo lasci stare. Sta dicendo uno non è stato ucciso perché magari ce l'aveva a cuore il bambino, capito? Ma poteva averla a cuore anche un serial killer, nel senso non l'ha ucciso perché dormiva, perché doveva ucciderlo. Lui non è un assassino di bambini, lui è un assassino di coppiette, perché oltre a essere, diciamo, avere le sue fantasie sessuali, è anche un moralista, perché se no non uccideva solo le coppiette, uccideva anche donne, così. No, lui uccide le coppiette. Pertanto, lui è uno specialista. Uccidere il bambino coppiette. Sarebbe stato un peccato, oltretutto. Lui non è un assassino di bambini. Appunto. L'avrebbe ucciso se fosse stato costretto, forse. Forse, ci metto un forse. Cioè, se l'avesse visto, intendo. Certo. Ma non è non uccide bambini lui. I bambini sono i serial killer sadici sessuali che ammazzano i bambini. Certo. Li torturano, li soffocano, gli piace vedere mentre muoiono. Certo. Sì, sì. Lui non è un sadico sessuale. Lui uccide, ha questo bisogno di uccidere, di asportare il pube e il seno. Indica anche un'evoluzione, prima il seno e poi, cioè prima il pube e poi il seno. Poi il seno. Quindi l'evoluzione di un essere umano, malato, quello che volete voi, ma è l'evoluzione di un essere umano. Bene, Giuseppe. Ma sai che, tornando al discorso della freccia, che è interessante, collegandosi all'ipotesi che ti facevo prima sul discorso del sicario, sì. Mi chiedo se, me lo chiedo, se magari potrebbe essere un sistema per far ritrovare la macchina dalle persone. Per il bambino, per esatto, il bambino. Cioè, guardate, io l'ho lasciato, la macchina è là, ho lasciato la freccia accesa, perché immagino che sia buio pesto in quella zona. Una sorta, sì, di segnalazione. Guarda, allora, è buio esatto, anche cioè, ora. Come faccio a trovare? Cioè, guarda, c'è il bambino dentro, ipotizzo. Allora, c'è il bambino, la trovate perché c'è la freccia trovate accesa. Perché vedete lampeggiare esatto. Nel buio. Ma questo potrebbe averlo fatto anche il posto di Firenze. Potrebbe anche averlo fatto lui. Questo. Ah, cioè tu dici per salvare il bambino. Potrebbe anche averlo fatto. Io penso che l'ha fatto per tenere lontano le altre macchine, cioè insomma altri avventori che potevano, certo, arrivare nella piazzola. Anche la Druncoli, se ci pensi, no? Per una macchina lì forse dice nell'ottica magari di qualcuno che si avvicina per rubare l'autoradio, non lo so, io francamente non sono stato sul posto, quindi non, non sei stato a Signa? No, non ci sono stato. Quindi... La storia dei serial killer che sono che torturano gli animali, fanno la pipì a letto, incendio. Sì, è vero, ma non tutti i serial killer hanno fatto questo. C'era la coppia gallego, non mi ricordo lei come si chiamava, questo gallego era uno che difendeva, quando era a scuola, difendeva quelli più deboli di lui. Se qualcuno toccava un animale lui si arrabbiava, eppure era un sadico sessuale. Perché dico questo? Non è che tutti i serial killer, cioè c'è una legge matematica che devono essere per cui tutti sono uguali, certo, tutti colpiscono vicino casa per primo. Non è detto, non è che è una legge di natura, una legge biologica. Poi c'è la componente umana che, cioè, credo sia una cosa che sia stata molto romanzata nella opinione, diciamo, pubblica, no? Cioè, nel senso, il serial killer ha un comportamento standard, fa sempre le stesse cose, e credo che ci sia arrivata un po' dal cinema, dalla letteratura, sì, che ha schematizzato un comportamento umano invece che difficilmente schematizzabile. Credo che la psicologia oggi, la psichiatria lo stia, diciamo, rianalizzando in un'ottica diversa, mentre appunto per noi, per la fantasia popolare, il serial killer cosa, certo, fa? Da piccolo tortura gli animali, incendia, fa pipì a letto, eccetera. Esatto, esatto. Infatti c'è uno, scusa, da Giuseppe, troppo, ci dice, hai mai pensato che magari questo serial killer poteva non essere italiano? No, era italiano. Perché no? Sì, questa è un'ipotesi che ha fatto De Fazio. Perché il modus operandi, esatto, poi infatti parlava anche di De Fazio, diceva. Perché secondo me poteva essere uno che magari veniva in Italia, lavorava in Italia, faceva un lavoro particolare, poi magari per alcuni periodi tornava, io dico America, ma sì, 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 Inghilterra, e poi ritornava. Potrebbe essere. Beh, oddio, qualcuno faceva la stagione, esatto, in qualche, sì, locale, in, sì, qualche bar, in qualche ristorante, in qualche hotel. Però c'è il diritto di ottobre. È l'ottobre. Il diritto di ottobre che esce un po', no? Sì, quello sì. Dallo schema, 22. Dice, sì, dal punto di vista temporale esce dallo schema, sì. No, io non penso, perché Gerardo e Charlene
Gallego. Sì. Sì, grazie. E lui andava con la moglie, che non mi ricordo come si chiamava. Poi la moglie l'ha accusato e lei non ha fatto il carcere come avrebbe dovuto. Ah, a proposito di coppie, marito e moglie ad uccidere andavano? Sì, 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 andavano marito e moglie ad uccidere. In realtà c'è più di quelle che uno si immagina, sì, di coppie omicida. Di solito c'è uno dominante, Bernardo si chiamava. si parla anche di loro. Ulisse, il nero americano. Scusa. Nero americano. Questi sono vaneggiamenti. No, è di Vanni. Quella del povero Vanni. Sì. Allora, la tua versione non l'hai finita di dire? Sì, brevemente la riassumo, ma è quella, cioè la mia ipotesi è che l'assassino sia stato in una prima parte della sua vita occupato in un contesto... in un contesto militare, perché mi ricordo di aver letto un libro di De Gotia, che secondo me è uno dei più, era quello che soprattutto si focalizzava sull'ipotesi che il maniaco nell'81 avesse iniziato a colpire, stimolato dalla visione del trailer di Maniac. Sì. E nei suoi libri parla spesso di una attitudine militare, diciamo, un modo di pensare militare dell'assassino. Allora io ho ipotizzato questa cosa, che vi ripeto, prendetela, è un po' tra l'altro la base della graphic novel su cui sto lavorando, che spero entro un annetto di riuscire a pubblicare per la BD. Se diventerà famoso, sappiate che l'abbiamo avuto. No, già sei famoso sul forum, perché sei uno che risponde un po'. No, pensavo di essere un po' conosciuto per Diabolik. No? Vabbè, sì, anche per quello. E che comunque sempre di noir, sempre di assassini si parla. Vabbè. Tra l'altro, Diabolik all'inizio della sua, diciamo, vita criminale. Una domanda: ma la moglie di Diabolik, la compagna, ma stanno insieme, sì. Certo, che non mi ricordo, perché l'ho letto tanti anni fa. Sono famosi baci. Ma te li deve far lasciare. Ma no, non ci penso neanche. Poi dopo Diabolik se la prende con me. E lui è vendicativo. Che tra l'altro sì, Diabolik all'inizio della sua carriera uccideva in maniera le storie le scrivi proprio tu? No, io sono ti danno la storia ho un soggetto, una sceneggiatura, e io poi realizzo i disegni, mentre per altre cose, appunto per l'Insonne per esempio, che è questa speaker radiofonica bla bla bla, che sta a Firenze tra l'altro, che è uscita negli anni dal 94, poi è stata ripubblicata nel 2005 eccetera eccetera, e che è quella che poi si occuperà, diciamo, di un delitto, di una serie di delitti che ricordano i delitti del mostro, e sarà un modo di raccontare questa ipotesi di lavoro, certo, che ho avuto io, che vi ripeto è soltanto una fiction, quindi e che appunto dovremmo, spero non alla Medici hanno fatto una rosta allucinante, ma comunque. No, questa fiction è una fiction a fumetti, fumetti, certo, l'arrosto spero di non farlo, ecco. Comunque la mia ipotesi è che lui in un primo momento della sua vita sia stato impegnato in un ambiente, diciamo, di guerriglia militare, e questo tipo, e che abbia canalizzato quindi le sue pulsioni violente in quell'ambiente lì. Tra l'altro un tipo di ambiente militare non di diciamo tradizionale, certo, ecco, ma diciamo un po' libero, insomma, dove si poteva, per certi versi, dove se si faceva qualcosa di più violento non era... Vabbè, non era mi fai pensare a una cosa precisa, però. Ti prego di non dirlo. No, però una cosa ben precisa, cioè... Sì, però non la diciamo. Ce n'è più di una. Comunque siamo negli anni 50, siamo negli anni, diciamo, in un periodo che potrebbe andare, secondo me, dagli al 50 al 60, e lui possa essere stato utilizzato in questo ambiente. Poi, uscito da questo ambiente, non c'erano molte possibilità di essere reintegrati nella società civile. No, anche sai perché? Non dico che corpo è. Bravo. Però c'è il fratello di un mio carissimo amico che è stato in questo corpo, e lì le regole, anzi addirittura erano stati incoraggiati, venivano incoraggiati a portare addirittura dei trofei, cioè come allenamento venivano mandati nei villaggi, una testa tagliata, e facendo delle stagi. Dalla testa o al semplice, era più semplice lo scalpo. Non vorrei che fosse la stessa cosa. Era più semplice lo scalpo, perché c'era meno fra virgolette da lavorare. Interessante questa cosa che stai dicendo. Chi ne portava di più? Collegamento, no? Chi ne portava di più veniva premiato.
capito? E quindi ci voleva una certa abilità e scindere, insomma. Ma guarda che lo facevano tanti, in tanti quel corpo lì, perché era proprio un indottrinamento. Cioè ti mandavano in questi villaggi e era, come si può dire, non allenamento è una bruttissima parola. Sì, era una specie di condizionamento? No, una sorta di training, cioè te dovevi fare quello perché ti potevi trovare in delle azioni di guerra o di guerriglia dove gli altri non è che ti facevano complimenti, prove, cioè se ti agguantavano, prove, cioè, di simulazione, dici tu, sì, esatto, cioè te dovevi essere più cattivo di loro. E questo ragazzo è stato 5 anni in questo corpo, perché la ferma lì durava 5 anni. Allora confermo, mi sa che si parla di questa cosa qua, allora, della stessa. 5 anni, e in questi 5 anni ne ha fatte di ogni. E quando me l'ha raccontato io non ci credevo. Il problema è che mi ha fatto vedere le foto. Ecco. E dei trofei ti ho fatto vedere. Sono abbastanza cruenti. Sono rimasto abbastanza atterrito, perché e quando gli ho chiesto: "Ma ora sei tornato qua a Firenze?" E questo ragazzo tra l'altro sta nel centro di Firenze. Okay. Ho detto: "Come fai? Come ti sei reinserito?" Dice: "Basta non pensarci." Infatti alcol, droga, eroina, cocaina, cosa non ci pensa? Tutto quello che è possibile e immaginabile a livello di Nozepram, forse vi ricordate cos'era? Nozepram, la sostanza. Nozepram, sì. Capito? Perciò si stava parlando allora della stessa cosa. Allora, l'ipotesi, guarda, è interessantissima sta cosa qua, perché non la sapevo, ma è, diciamo che mi torna a fagiolo. E l'ipotesi è che siamo nel 60-61, più 62 più o meno, usciti da quel contesto militare, diciamo l'ambiente civile intorno non ti assorbiva da un punto di vista del lavoro, perché c'era l'interesse che la ferma continuasse. Attenzione, spesso e volentieri chi andava in questo corpo era già un delinquente, spesso e volentieri andava via dall'Italia o da altri paesi dell'Europa, perché diciamo a casa non era ci poteva stare. Io voglio dire una cosa riguardo a questo, non c'entra niente. Certo. Sapete che c'è stato anche un paio di anni fa la ricerca di, non si può dire tanto, di Andrea Ghira, quello della strage del Cicero. Esatto. Andrea Ghira diceva, non dire dove si era, dicevano che si era, era là, vabbè, però era sul giornale. Vabbè. Volevo cercare di evitare, no, vabbè. Comunque, finisco il concetto, per non arrivare, non ho detto niente, no? Allora, l'idea è che appunto finita la ferma il contesto sociale, urbano, diciamo, non ti riassorbisse da un punto di vista lavorativo. Allora, queste persone poi o rimettevano la firma e continuavano, certo, oppure venivano, diciamo così, entravano in ambienti legati alla malavita. Ah, beh. Tanto è che da quella zona lì poi arriveranno nel sud della Francia e si formeranno quelli che sono passati la storia per essere i marsigliesi. Ah, i famosi marsigliesi. Si occupavano di rapine, omicidi e quant'altro, sfruttamento, certo, della prostituzione e sequestri di persona. Ecco. Allora, l'ipotesi che magari in un ambiente di mala, poi questa persona sia entrata in contatto, vi ripeto, certo, con un certo ambiente legato al mondo dei sardi, quindi dei sequestri di persone. E oltretutto un personaggio del genere faceva anche comodo. Ovviamente. E che a quel punto abbia compiuto il delitto del 68, vi ripeto, come sicario. È una fiction, Okay, certo. Fiction. Poi basta. Poi va. Fermiamoci al 68, insomma, poi probabilmente la cosa è cresciuta, però magari l'affrontiamo più tardi. Allora, altra domanda, che non è nella lettera 68, però io me la faccio lo stesso perché me l'hanno fatta. Secondo voi c'erano due serial killer negli anni 80, cioè, perché sappiamo bene che c'è stato un periodo in cui venivano, io tra l'altro stavo preparando un docufilm riguardo a questa cosa, fatta andare a intervistare anche Spezzi, e sono state uccise delle prostitute. Poteva essere lo stesso o erano due serial killer separate? Ho già risposto alla trasmissione con Cannella, se non sbaglio. Vabbè, rispondi anche a questo, per favore. No, penso che non ci sia mai stato un serial killer delle prostitute, secondo me. Ma se anche ci fosse stato, sono vittimologie diverse.
queste sono prostitute e quelle sono coppiette. Anche la zona è diversa, perché le prostitute sono state uccise nella città di Firenze, mentre le coppiette nella provincia di Firenze. Sì. E poi anche le armi sono diverse. Nessuna di queste donne è stata uccisa con la pistola. No, mi sembra sempre all'arma bianca. Sì, quasi sembra sempre l'arma bianca, strangolata. C'è sempre coltello o strangolamento, se mi ricordo bene. Però se ci fosse stato un serial killer delle prostitute non sarebbe il mostro di Firenze, sarebbe un altro serial killer. Anche perché cambia proprio totalmente il modus operandi, la cambia appunto la mira, cioè le persone che prende di mira. Ma poi cioè, non c'è l'asportazione del pube. Appunto, non c'è assolutamente l'asportazione del pube, pertanto è tanto meno il seno. No, magari sì. Sai cosa? Magari nel delitto per esempio della Pettini, se invece di ucciderla a coltellate l'avessi uccisa appunto strangolandola, sì, allora forse si poteva pensare un collegamento con le prostitute, no? Sì. Cioè nel senso, perché allora ci potrebbe essere una pulsione che ti spinge, però effettivamente sono strumenti. Però è anche difficile pensare che accidente a Firenze, città così piccola, nello stesso periodo due attività criminose. Beh, sì, però vabbè, avevo detto che mi sembra Santa Cruz, se non sbaglio, negli Stati Uniti c'erano due serial killer che agivano contemporaneamente. Uno era Ed Camper, l'altro Mulinski, qualcosa del genere si chiamava. E Santa Cruz non era una grande città, era una cittadina. Sì, però erano due modus operandi diversi, perché uno era organizzato e l'altro disorganizzato. Però finché non li hanno presi non si sono resi conto che erano due serial killer. Però insomma può succedere, non credo sia successo a Firenze. Però comunque siamo riusciti a non prendere due serial killer, comunque non esatto. Comunque non hanno preso nessuno dei due, no. Quindi, però probabilmente Paolo non ricordi le date, però c'è stato un periodo in cui ne sono state ammazzate diverse. Sì. Poi nel periodo in cui non solo prostitute, tra l'altro anche ragazze, ricordo una, sì, sulla Bolognese, se non ricordo male. Sì, esatto, ma una anche in Sicilia, a Catania, può darsi. Sì, quella no, quella è la Sciabani. Esatto, però sì. Si dice che fosse un'amica della Baldi, però mi risulterebbe che della Cambi. Mi risulterebbe che i familiari hanno smentito. Sì. È una di quelle presunte morti collaterali di cui si parla proprio, sì, del mostro. Allora, Gianluca Ferrari ci dice: un militare non usa il coltello nel modo in cui è stato usato sulla Pettini, perché sappiamo la Pettini perché? Non è stata. Perché? Perché lo dobbiamo chiedere a lui? O lo chiediamo a Valerio? Beh, però la Pettini. O sul ragazzo francese in fuga, scusami. Ma innanzitutto sarebbe interessante capire, cioè io sospettavo per esempio che la lama fosse in realtà una baionetta, che è monotagliente. So. Allora, che questo serial killer ha suggestioni militari e mediche, sì, che si ispira intanto, perché adotta forse, credo, perché nel quella famosa impronta di scarpe 44 erano degli anfibi tipo militare. Il fatto che si sia organizzato in modo militare per aggredire queste coppie, quindi la suggestione c'è, come c'è la suggestione medica, l'asportazione del pube, forse una torcia tipo quello da Otorino la rincoiatra, i guanti per non lasciare impronte, insomma ci sono queste suggestioni, però che sia un militare io non lo so, io non lo credo, però Miriam Ana Escobar in via Bolognese. Ok. Ma sì, il discorso del militare era soprattutto nell'idea di mettere in scena comunque delle situazioni che sviassero, cioè un po' il discorso che tu facevi a proposito del 74, cioè il reggiseno e la borsetta in una direzione quando lui in realtà va nella direzione opposta. Quindi quel tipo di approccio lì, cioè che è più da mentalità, non tanto da persona che magari... Cioè, una mentalità nel senso che se io sono in una situazione militare, devo seminare qualcuno che mi sta seguendo, io magari utilizzo quel tipo, certo, di approccio. Però forse Gianluca voleva dire che come è stato ucciso Crevecchivilli non sembra un'azione militare, questo penso intendesse dire. Sì, penso. Cioè sì, che sembrano colpi, non lo so, come ammazzo militare, però non lo so.
Beh, lui lo colpisce, se non ricordo male, prima alla schiena e poi lo, al collo. Sì, poi no? Lo gira e lo pugnala. Mi confermi che questo lo sto facendo io? Mi ricordo bene, sì, che ho visto le foto da Mario, dalla Bolana in Me Spezzi, sì, che la Pettini non aveva le coltellate sul ventre o il basso, no, ventre, ma aveva delle punzecchiature tipo, esatto, tipo sì, così, sì, cioè non è come a sfregio, no? Sono... Però ne aveva quattro, se non ricordo male, al cuore, che sono quelle fatali. Quelle che sì, ma fatte in macchina. Che... E aveva le altre, diciamo... No, ma però... c'erano ferite profonde anche all'addome, che hanno lacerato l'intestino, il fegato. Di lo certo, lo dice De Fazio nella sua... nella relazione lo dice. Ma sono state date post-mortem? Post-mortem. Quindi però è stata ammazzata con la pistola? No. No, è stata uccisa col coltello. In macchina. Con l'arma bianca, pertanto. Sì. Sì, sì, all'arma. E piena. Se non ricordo male, con quattro coltellate al cuore, te lo ricordi? Quattro coltellate, giusto? Al cuore, sì. Perché infatti... E devo dire che anche lì, da un assassino occasionale, tra virgolette, cioè magari colpisce forse la gola, però trovare, riuscire ad avere la freddezza di colpire con quattro colpi al cuore, forse. Però forse la sua fantasia è più legata al seno, quindi magari più pugnalare al cuore. Io. Scusate per l'interferenza. C'è un dibattito alle nostre spalle. Allora, mi sta dicendo Alberto a Treviso, secondo voi se tornasse fuori un altro posto di Firenze in Italia, no? Quanto tempo impiegherebbe per essere catturato? Ferma Valerio, voglio dire di fare domande inerenti al 1968, sì, se sì, è possibile, se no usciamo fuori, sì, che già loro sono... si dilungano abbastanza, sì, anche Giuseppe quando parla ti dice una cosa e poi te la racconta. No, no, ma è una cosa bellissima. No, va bene, no, non sto criticando. Ascolto a piacere, perché io, purtroppo stasera non so, ma ho diciamo il blocco del DJ. Quindi, vabbè, allora ormai la domanda è stata fatta. Tanto vale rispondere. Io certo, no, io l'ho letta e voglio che tu risponda. Cioè, più facile fare il serial killer negli anni 80 che oggi, perché oggi ci sono troppe telecamere, troppi telefonini, insomma, è difficile secondo me. È più facile venire catturati. Sì, sì, assolutamente. E se invece non fosse un militare, ma uno della polizia criminale? Ma il mostro di Firenze sempre. Sì, che poi la polizia è sempre un militare, a parte non è dell'arma dei carabinieri che sono i militari, però insomma, la polizia ha comunque un background militare e quindi probabilmente è la stessa cosa. Non so, lui ha scritto polizia criminale, ma insomma. Beh, allora lì sarebbe stata forse capace anche di far scomparire le prove. Allora, infatti, io credo che questa la pista dell'ipotesi poliziotto è perché conoscesse cose che magari erano conociute solo in procura. Tipo? No, non guardare me perché non sono un sostenitore di questa ipotesi. Però, no, ma tipo... può anche essere che fosse un poliziotto o un militare, non lo sappiamo. Io non credo, secondo me quello era questo. Facevo un lavoro civile, non secondo me. Poi può anche essere che... Però so che chi sospetta un poliziotto per le cose che stavi dicendo tu, perché sembra che fosse al corrente di ciò che succedeva. Certo, c'è il famoso discorso del numero di telefono privato della, esatto, della si Monica, basa molto su quella cosa lì. E c'era poi anche il discorso che c'era un sacco di della madre, della zia, anzi della c'era camp, quel dice. Discorso lì, esatto. E poi anche del fatto che c'erano numerose coppiette civetta, ma no? E quando chiamava, scusami ti interrompo, l'autista dell'ambulanza Allegranti. Ha fatto un corretto. Sì. Però noi pensavamo altra volta che si poteva trattare anche di un mitomane. Di un? Mitomane. A fare le telefonate, dici? Sì. Tipo all'ospedale. All'ospedale, secondo me, poteva essere un giornalista. Secondo me, uno che voleva sapere la notizia. Penso, chiama e cerca di informarsi. Sì, e cerca di informarsi. Sull'Allegranti, secondo me, era un suo conoscente. Secondo me Allegranti era ossessionato dal mostro e questi ci hanno giocato un po' su. Però secondo me la teoria del poliziotto, del carabiniere, c'è qualcuno che secondo me ha visto troppi telefilm. Ma lo no, stesso... No, sai perché? Perché o chi ha letto troppi di no, arriviamo a... la tutaccia. No. È Ginko. C'è una serie televisiva... Dexter, dici? Dexter, il serial killer del serial killer. Lui sì. È la scientifica. Sì. Perciò quando gli arriva qualche prova...
ovviamente questo distrugge. Sai cosa, Daniel? La metamorfosi del serial killer che diventa un eroe positivo, a me il Dexter da questo punto di vista non piace. Ti infastidisce un po'. Sì, eh? Mi infastidisce perché non esiste un serial perché killer poi non positivo. È positivo perché comunque uccide. Sì, però uccide gli altri serial killer. Esatto, va a caccia, sa come ragionano essendo un serial killer. È un bel telefilm, non dico di no, è una bella serie televisiva, però non lo condivido. Mi permettete una suggestione? Apro certo, una parentesi, ti permettiamo perché... tutto quello che vuoi. Che carino, grazie. E secondo me, tra l'altro, il nostro mostro è stato anche molto influenzato da quello che era il cinema dell'epoca. Cioè siamo metà anni 70, diciamo metà anni 80. Era tutto un fiorire di pellicole di tipo horror con connotazioni erotiche piuttosto marcate. Sì, su Maniac. Andiamo, sì, cioè quello che nell'ottica del mostro di Firenze è più noto è Maniac, ovviamente. Perché c'è il discorso del allora lo dico per quelli che non conoscono la storia, pare che durante appunto nell'81 nelle televisioni private fiorentine andassero moltissimi trailer cinematografici e uno di questi trailer che veniva ripetuto in maniera compulsiva. No, non solo trailer, io ero il tecnico di messa in onda e mandava in onda L'ora del topo il venerdì sera. No, ma tu sei un mito, sei il nostro mito, L'ora del topo, non se la ricorda nessuno, solo io. Grandissimo. avevo una paura, io c'è L'ora del topo, mandavano in onda L'ora del topo il venerdì. E il sabato invece c'era Bambini a letto e la mandavo sempre io. E per cui comunque dopo mi fai un autografo. La cosa dicono appunto che siccome nel trailer di Maniac c'era questa aggressione al Ponte Averrazzano, tra l'altro, di una coppia in macchina che l'assassino salta sul cofano, spara a questa coppia, poi scalpa la ragazza. Si dice, cioè qualcuno sospetta, ne ha parlato anche Filastò, che questo elemento possa in una mente malata aver così inserito questa, diciamo, aver scatenato questa scena. Aver scatenato questa idea di riprodurre scissioni. Secondo me però è un po' tutta la filmografia dell'epoca, perché per esempio se voi prendete Venerdì 13 sì. Oppure Halloween, grandissimo certo. Film si iniziano entrambi con una coppia che fa sesso e che viene interrotta dall'assassino. In Venerdì 13 c'è proprio l'assassino che aggredisce la coppia, che sono due tipo boy scout, una cosa del genere. Sì, sicuro che inizia proprio così il film. Sì. Non che vanno a Crystal Lake Venerdì 13, vanno lì e poi sì, dopo un po' si appartano. E lui uno è Kevin Bacon, ma però è successivo Venerdì 13 agli anni 80, credo sia del 79, controlla, guarda, perché al volo. Poi anche Halloween, il Michael Myers, il piccolo Michael Myers va dalla sorella e inizia la mattanza, che lei si è il fidanzato è appena andato via dopo aver ovviamente fatto sesso, e quindi il sospetto che lui comunque, ma vi ripeto, solo una suggestione, prendetela. 1980, ecco. E comunque precedente appunto all'aggressione, certo posteriore al 74 e al 68, però diciamo alla parte in cui c'è la presenza di un mostro vero e proprio, no? Perché mi interessa moltissimo trovare una similitudine tra i delitti del maniaco, certo, e i mostri cinematografici dell'epoca. Un'altra suggestione per me viene data da Nightmare, perché anche se è un mostro diverso ovviamente, perché è un mostro soprannaturale, però c'è, da un punto di vista iconico, c'è le lame che strappano quelle tende che all'inizio del primo film, ecco, mi suggerisce veramente in maniera sospetta lo squarcio sulla tenda dei francesi, cioè l'idea che questa persona volesse per certi versi diventare riprodurre perlomeno per lui, cioè una persona che... Ma è il 68? Te l'ho detto, perché quello era un delitto di vero sicario. Nel 74 c'è stato un rapporto personale con la vittima, e quindi quasi il 74. Scusami, 74. Vabbè, quindi, sì. Quasi quello, se vuoi, per certi versi un delitto passionale, se vuoi.
Tanto è che l'idea appunto che sia in realtà il primo delitto, proprio perché i primi delitti di un serial killer avvengono nelle vicinanze, no, di uno dei suoi, sì, delle sue basi, insomma, quindi per questo tornerebbe il discorso dell'uomo del Mugello, insomma, quindi... Ecco, questa era la suggestione cinematografica, perché secondo me c'è stato un rapporto incrociato tra la società dell'epoca, che ha creato, diciamo, ha ributtato sul mostro un sacco di aspettative, no? Per cui è venuto fuori, c'era, la psicosi non era solamente dell'assassino, ma l'assassino stava diventando quasi un demone imprendibile, no? Per cui forse abbiamo ributtato su questo personaggio di più rispetto a quello che era veramente, e lui per primo ha preso, io sto cercando di non seguirti mentre Giangelo se la ride, no, sto ridendo, scusami, sto ridendo perché mi mandano i messaggi mentre stavi parlando te, purtroppo stasera c'è dei problemi tecnici, è partito Renato Zero e allora mi ha fatto ridere, no, non fosse il triangolo, no perché spero, sarebbe riattivo, non ridevo assolutamente su quello che stavi dicendo, no, ci credo. No, ridevo, mi ha fatto ridere. Per cui, e poi smetto, mi taccio. No, parla. Era interessante, secondo me, questo rapporto incrociato, cioè il mostro che si ispira alla letteratura, diciamo alla filmografia, sui serial killer, che all'epoca era proprio, stava esplodendo. Serial killer, assassini di quel... Questa sarebbe una bella ricerca, sai, il mostro di Firenze, come è stato condizionato, come si è ispirato ai film dell'epoca, perché sicuramente lui andava a vedere. Sicuramente. Sì. E che poi tra l'altro possiamo anche aprire una parentesi sul discorso del fumetto, perché anche lì io credo, sì, che lui fosse, sì, un lettore di tutto quel tipo di produzione, quindi anche dei fumetti hard splatter, insomma, dell'epoca. E allo stesso modo questa mitopoiesi che abbiamo fatto noi, cioè della figura appunto del mostro, trasformandola da un assassino qualsiasi in una specie di Superman, o addirittura che poi è diventato nel tempo la setta esoterica, sì, che si è accresciuto, no? Più di quello che forse è. Mi chiedo, fammi pure vedere. No, mi stavo dicendo, era proprio il triangolo 9 partito. Ah, perfetto. E ora poi è arrivato Kylie Minogue, però bisogna, Daniele, che controlla. Questa è una questione seria. Riguardo al fatto che i serial killer ammazzano, diciamo, nei pressi della propria abitazione, io credo che il mostro di Firenze no. L'ha fatto nel 74 perché era la Pettini, lì l'ha deciso di uccidere. E nell'84? Pettini. Nell'84 è stato lui penso che stesse andando sul, sì, lui stesse andando sul casello di Certosa, non ha resistito, perché è un predatore, bravo, è venuta da due sconfitte in qualche, esatto, modo. Quindi ha visto questa cosa qui, mentre scendeva sul casello ha visto la coppia appartarsi e ne ha approfittato. Probabilmente una coppia che conosceva, forse la, sì, macchina. Può darsi che la conoscesse. E sai perché mi viene in mente che la conoscesse? Per l'overkilling, cioè, spiego per chi non lo sa, vuol dire dare pugnalate oltre il dovuto, ormai erano morti, però tu continui a pugnalare, come è successo sulla Pettini. L'overkilling dimostra sempre un rapporto fra vittima e assassino. Un rapporto non vuol dire, nel caso di Pettini, che lo conoscesse, che ci avesse, sì, un rapporto, una fantasia, certo, del serial killer sulla vittima. E per quanto riguarda invece lo Stefanacci, può darsi che lo conoscesse e abbia usato più rabbia. Da qualche parte mi sembra anche di aver letto un accenno, o forse in un'intervista che ho sentito, un accenno anche di colpi al basso ventre per lo Stefanacci. Tu ne ti ricordi qualcosa? Sì, all'inquine. Vero? All'inquine. E questo si ricollega a quello che dicevi tu, perché c'è stato un fumetto ispirato al mostro di Firenze, uscito mi pare o gennaio o febbraio. Il killer del bisturi della Edi Fumetto. Esatto. E lì si vede questo serial killer che dà pugnalate vicino ai genitali dei maschi. Apro una piccolissima parentesi e poi torniamo sul discorso, sì, del fumetto, che secondo me è interessante, ve la racconto perché... Sì. Credo che fosse, quando parlo di poi di mitopoiesi criminali, cioè del fatto che comunque le fantasie della città venissero in qualche maniera recepite da questa persona, io ricordo chiaramente che nella fantasia popolare il discorso del seno c'era già un po' che girava, cioè si chiedevano un po' le persone perché non, no? Non escinde anche, che poi credo sia stato assorbito e inserito nel fumetto nell'82. Ma sempre a livello di fantasia popolare c'era anche l'ipotesi che prima o poi toccasse all'uomo.
Questa è una, io ero piccolo. Castelluomo cosa, scusa? E le scissioni. A livello di fantasia popolare, sì. Cioè le persone dicevano, ma prima o poi farà... Ma no? Sarebbe stato molto più complicato, è più lunga come operazione. Ma tu dici? Sì. No, se si parla del singolo organo, no. Cioè, ma no. Se... Però la fantasia tutto insieme è complicata. La fantasia la sulla faccenda, donna, eh? Non è sull'uomo. Infatti. Fantasia sulla donna. Lui sicuramente. Prego, prego. No, interrompo di nuovo per dire a Cabernardo che stanno arrivando veramente tante domande e tante le sto saltando perché alcune hanno dato già risposto mentre parlavate. Datemi tempo di farle perché non li posso interrompere tutte le volte. Io vi ringrazio e vi voglio bene. E soltanto diamo a loro la possibilità di spiegare. Allora, mi stava dicendo, secondo voi potrebbe essere uno appartenente a una similsetta? Io dico no. Che voleva eventualmente inibire l'amore. Non mi viene il termine che stasera sono veramente... Ma similsetta che intendono poi? Setta esoterica? Sì, una cosa del genere, sette sataniche, cosa del genere. No, assolutamente no. Io non ci vedo, se mi fa vedere le cose... Mi stanno arrivando, chiari, ragazzi, veramente, io... No, se si parla stanno arrivando domande a raffica, io non so come... No, guarda, posso dire una cosa sulle sette. Allora, io ho iniziato a rioccuparmi della faccenda... da appassionato di, diciamo, scienze di confine, quindi non sapevo un granché, cioè per me ero rimasto a Pacciani, ero rimasto alle indagini di Giuttari che parlavano comunque di mandanti, di ipotetiche sette esoteriche. No, allora ti interrompo, non sto dicendo satanica, ma sta parlando di questa cosa qua, non so se si può dire. E non leggo. Cavolo, non leggo. Ok. Io non so niente dell'argomento, quindi Bernardo, non abbiamo fatto il nome, però insomma, diciamo di una comunità della zona. Hai capito? Ok, bene, la comunità della zona, esatto. Io so, noto che di una comunità della zona il fondatore era comunque in una lista di sospettati, questo l'ha detto anche Giuttari. Però aveva le caratteristiche del sadico, non del serial killer per libidine. E ti dicevo a proposito quella cosa delle sette esoteriche, io mi ero riavvicinato al discorso dei delitti cercando le prove di questa famigerata setta, perché si parlava già nel 90, ricordo che già nel 93 più o meno 92 frequentavo Radio Firenze a proposito di radio, sì. E c'era una trasmissione che era sembra sua. Io Radio Libera Firenze prima. Ecco. C'era una trasmissione. Allora, te sai che, scusami, sai che noi insieme a Paolo Cocchi, io ho dato mano a fare Delitti del Mostro di Firenze e sai dove abbiamo preso le immagini? Da lui. Lui è sempre il fulcro di tutte le situazioni. Diciamo che comincia a essere sospetto. Esatto, bisognerebbe aprire un dossier. C'è anche delle cassette che mi hanno sequestrate qua di Video Firenze e non ho più riavute purtroppo. Per cui all'epoca si parlava, ne aveva parlato Indrovigne per esempio, che era un noto, diciamo, esperto di esoterismo, della morte del giusto, cioè secondo determinate correnti di pensiero uccidere una persona durante l'atto sessuale libererebbe tali energie che verrebbero poi utilizzate dai maghi neri per fare le loro cose. Allora, il problema, apro una parentesi su questo argomento, che il problema è che durante i rapporti venne interrotti prima. No? Sì. Tu mi confermi? A parte il caso, dici, esatto, a parte l'82, dici. E a parte Baccaiano, se non ricordo male, sì, l'82, che, okay. Baccaiano. Quindi diciamo questo tipo di rituale non ci poteva essere. Certo. Questa era chiudo la parentesi a proposito delle sette esoteriche. Insomma, io avevo ricominciato a cercare per occuparmi dei delitti del mostro cercando tracce della parte esoterica. Io il problema è che non l'ho trovata, cioè ho trovato un maniaco. Ho trovato un assassino seriale, ma quelle tracce di ritualità intesa da un punto di vista esoterico, certo, secondo me non ci sono, perché la ritualità in realtà non c'è. Ma esatto, cioè manca la parte fra virgolette magica, dal 68 certo. Fino all'ultimo non c'è mai stato trovato, per dire, una candela nera, un qualsiasi altro segno magico fatto durante l'operazione. Ma la setta satanica nasce proprio perché non puoi dare una risposta al fatto perché tre persone
Pacciani, Vanni e Lotti compiono degli omicidi se non sono serial killer. Perché serial killer in genere agisce in modo solitario, non è detto però, sì. Perché ci sono serial killer che trovano dei complici. E ne abbiamo parlato, io parlavo prima, di addirittura marito e moglie, sì, che agivano insieme. Però sono sadici sessuali. Ecco. Però parliamo uccidono. Sempre dei serial killer sadici, certo, sessuali, non quelli per libidine. Quelli per libidine agiscono da soli, non hanno in genere un comprimario. Pertanto in questo caso parliamo di sadico sessuale. Sì, sai perché? Il sadico sessuale è una persona che si impone. Quindi viene diviso fra incubo e succubo. Ah. L'incubo, nel caso diciamo fossero Pacciani, Vanni e Lotti, faccio un esempio. Pacciani sarebbe l'incubo, quelli, cioè quello due, che ha le fantasie, quello che comanda, i leader. Però. E loro sarebbero i succubi. Esatto, i Vanni e i Lotti. Però gli omicidi non sono sadici sessuali, sono omicidi dal punto di vista sessuale, a parte l'asportazione del pube e il traccio di vite... Famoso, sì. Sì, famoso. Non ci sono violenze sessuali oppure non ci sono. Non c'è neanche sadismo in realtà, nel senso non c'è che sadismo, perché esatto, la vittima perché muore si... subito. Esatto. Non... Sì. Io vorrei ritornare un attimo su 68. Vai, se l'arrivo. Posso. Sì, certo. Complimenti, mitico Valerio, Giuseppe stratosferico, quante ne sa, questo mi fa le domande, mentre lui mi fa le domande ti rispondi senza, sì, che ti viene fatta la domanda. Quindi vai, andiamo alla grande. Sì, cioè, per me questo 1968 è un delitto banale dal mio punto di vista, cioè è un delitto come tutti gli altri, è più banale degli altri perché non ci sono state né pugnalate post mortem né scissione del pube. Può essere che non ci siano state perché c'è non stato... si era ancora sviluppato lui, oppure perché il bambino ha disturbato, oppure perché il bambino ha creato, sì, ha creato stato uno stop, un elemento di disturbo, certo, quindi ha cambiato. Tutti i suoi piani sono cambiati. È saltato quello che voleva fare. E se n'è andato. Sì. Però capisco che c'è un grande fascino su questo 1968, legato appunto alla pista sarda. Perché questa Barbara Locci, io lo dico e lo ripeto, è stata la vittima perfetta per questo mostro di Firenze. Perché purtroppo, per le indagini dico purtroppo, certo, aveva troppi amanti. Però ci si è focalizzati troppo sulla vittimologia, poco sul modus operandi e anche sulla firma, perché la firma c'è. La famosa separazione dei corpi. Primo. Poi il fatto che i documenti dello Bianco vengono trovati nella borsetta della Locci, cosa che si ripeterà nell'ottobre dell'81. Tu l'altra volta dicevi, ma forse si è ispirata al 68, perché ma non si sapeva nell'81 che c'era questa... No, ancora se no. Si è saputo un anno dopo. Non c'era. Quindi stato solo chi ha commesso il delitto poteva saperlo. Esatto. Poi c'è la faccenda della scarpa dello Bianco, che quando i carabinieri aprono lo sportello del passeggero dove è lo Bianco, rotola questa scarpa. Io non so se questo particolare c'è sui giornali. Come se fosse stata appoggiata sul corpo. Però non so se è stato un caso. Quello che però mi fa pensare è che lui non ha aperto lo sportello del passeggero, perché sennò sarebbe caduta a lui, non ai carabinieri. A meno che non sia stata messa volutamente. A meno che non sia stata... Però non so se questo particolare è nei giornali. Cioè se è stato... Andrebbe visto, no. Sì. Sulla Nazione dell'epoca o sull'Unità dell'epoca. Poi faremo una ricerca. Questa sera c'è la linea ballerina, ogni tanto aschiamo, perciò è bene non sfruttare troppo internet. Quindi dicevo, c'è la maniacalità, c'è già. Beh, lo schema, uno schema ben preciso c'è. Ma c'è anche la vittimologia, cioè certo, la coppia che si apparta, il tempo, la luna nuova, certo, i mesi, agosto, i luoghi. Provincia di Firenze, perché poi quando lui riprende la serie nell'81 è dalla parte opposta di Signa, è sempre lo stesso casello, anzi un po' più vicino, è lo stesso casello, lui colpisce su quel casello, poi si sposta su Calenzano, poi si sposta su Certosa, oggi in Pruneta mi pare si chiama. Scusami Valerio, tu hai diviso in due filoni i delitti del Mugello e i delitti dell'autostrada, quindi in alcuni casi e si è dovuto proprio spostare e utilizzare proprio il casello autostrade, che comunque nel libro ci sono. No, ma secondo me la sua strategia era l'autostrada, non era il Mugello. Il Mugello, ripeto, sono uno un delitto che ha voluto fare, perché e uno perché li ha incontrati per caso, giusto? E l'altro perché, ripeto, secondo me lui non aveva intenzione di uccidere nel Mugello una seconda volta.
però è un predatore, come è stato predatore nell'82. Si è trovato per lui nel momento giusto e nel posto giusto. Per gli altri non ha resistito, perché l'omicidio è avvenuto alle 9:30 del 21:30. Perciò anche presto. Presto. Molto presto. Secondo me lui usciva di casa a quell'ora. E che mese era, scusami? Era il 29 luglio. C'era luce? C'era molta luce? No, no, era luna. Alle 9:30, 21:30 a luglio c'è una bella illuminazione ancora. Aspetta, aspetta, ti interrompo, Daniele. Allora, ti dico io, siccome io abito in una zona tra le montagne e il diciamo l'innominabile lo sa perché tra c'è stato tra i lupi, viene buio prima e il delitto di Vicchio era, non dico in mezzo alle montagne, ma era abbastanza infrattato anche come luogo, non proprio il luogo dove, dove è stato eseguito, però quindi probabilmente alle 9:30 faceva la notte prima, magari non era buio, però loro non sono stati ammazzati alle 9:30 spaccate. Sbaglio, tra le 21:30 e le 22. Alle 22, quella mezz'ora? In quell'ora, sì. E quindi perché loro escono di casa verso le 9, mi pare, 21:15. Sì. Ma ci sono persone che hanno udito gli spari. Sì, questo si sapeva, hanno sentito gli spari. Dalla parte opposta della vallata, se non mi sbaglio. Uno che non è lontanissimo, comunque c'è una buca e di là c'era, mi pare che lavorasse nei campi lì vicino. Se non mi sbaglio, c'era una famiglia a cena da degli amici. No, questo ti sta confondendo con Scopeti, è vero. Sì. Hai mai pensato che lui avesse più di una zona di comfort? Cioè che le zone di comfort fossero due, magari nel Mugello. L'ho pensato all'inizio, sì. E l'altra nella zona nord. Caselli, Prato, quella zona lì. L'ho pensato. Cosa vuol dire tecnicamente zona di comfort? Intendo i due bassi, no? Una base. No, spieghiamolo perché. Che ne so, può essere casa tua, la casa del fine settimana, la casa di un parente che c'hai. Comunque la possibilità di utilizzare quell'appoggio. Certo. C'è un posto dove l'assassino va, si sistema, hai due postazioni. Lascia le sue cose. Ma intanto infatti io questo, quando ho iniziato il profilo geografico criminale, all'inizio ho pensato quello che hai pensato tu, che potesse avere due basi, perché erano troppo distanti, le aree sono proprio completamente diverse. Mugello è una cosa, certo, è l'area dell'auto. Poi mi sono accorto dell'autostrada, me ne sono accorto perché ho visto che l'indagine, io le considero, le divido in indagini positive e negative. Mm-hmm. Cioè positive, cerchi qualcosa che trovi, negative è qualcosa che dovrebbe esserci e non c'è, quindi ti fa riflettere. Perché non colpisce dall'altra parte? Dove non c'è l'autostrada. Parli di Ponta Sieve, quella zona, sì, giusta. Esatto, lì non colpisce mai. E perché dalle parti dell'autostrada colpisce più o meno a ridosso dei caselli autostradali? Perché se fai la media, io ho fatto la media, della distanza fra le scene dei crimini e i caselli autostradali. È 13 chilometri. Ma se togli quella Mugello, di Calenzano, secondo me è meno. Come? Quella delle Bartoline, scusami. No, ho detto se fai la media. Ah, la media, okay. Cioè, sommi tutti i chilometri e poi li dividi. Insomma, no, ti okay, dà. Sì, sono chilometri e poi li dividi per. Sono 13 chilometri. In macchina 5 minuti, 6. Però il Mugello, l'area del Mugello, non è legato alla strategia dell'autostrada, perché lui non ha bisogno dell'autostrada, perché lui abita lì. Se togli il Mugello, arrivi a 9 chilometri. Ah, addirittura. Addirittura. Siccome invece considero Baccaiano un errore strategico del mostro, perché si è allontanato troppo, io credo che in quell'occasione, nell'82, lui ha cambiato casello. È andato sul casello di Certosa, non ha trovato niente, stava risalendo sul casello di Scandicci, da buon predatore. C'era la famosa discoteca? No, quella è nell'81, giugno 81, Anastasia dice. Anastasia, sì. Sì, quella è a Mosciano di Scandicci. Esatto, vero. E quindi credo che, ripeto, l'ha predato perché aggredisce una macchina che si vede dalla strada. Perciò gli è capitata l'occasione e ne ha approfittato. È un predatore, quindi lui quando può colpisce. Però gli è andata male in questo caso. Certo. Gli è andata male, si è trovato in difficoltà, si è trovato lontano dalla propria auto, per cui ha dovuto trovare un... Sono arrivati subito dei testimoni, pochi minuti dopo che lui ha compiuto l'omicidio. Io credo che quando questa coppia di fidanzate, questa coppia di amici sono arrivati, perché sono arrivati più o meno in contemporanea, lui era ancora lì, perché l'omicidio era appena venuto, pochi minuti. Credo che abbia sentito quello che stavano facendo, cioè tu vai a chiamare la Croce Verde, la Croce d'Oro mi pare, e io vado a chiamare i carabinieri. E io credo che lui si è trovato in difficoltà, perché la macchina, quello rettifilo,
nessuno ha visto macchine su questo rettifilo, tantomeno macchine della polizia, ecco perché io penso che non fosse un poliziotto. Non c'entra nulla, certo. No. Poteva anche essere un poliziotto, ma che usasse la macchina. Macchina polizia, secondo me, è totalmente fuori da ogni. Non solo usava la macchina, a questo punto anche la divisa, presumo, perché tu vedi uno civile sulla macchina della polizia. Poi, scusami, abbi pazienza, io mi chiedo una cosa, ma ho parenti che lavorano in polizia. Sì. Allora, quando una macchina esce, d'accordo, la macchina della polizia, certo, viene registrata. Registrata. Ma poteva essere una finta macchina, però, poteva essere una finta macchina. Secondo te secondo te un serial killer prende una finta macchina? No, io non ci credo, infatti. No, lo so. Però secondo te potrebbe prendere una macchina finta della polizia? Lampeggiante, però già ti dà l'idea di una macchina polizia, volendo. Certo. Però allora non è una macchina civetta con un lampeggiante finto sopra. Beh, no, qui parlano proprio di una macchina della polizia. Però perché, come diceva Daniele, è più facile individuare una vera macchina della polizia. No, a questo punto fa finta di essere. Attenzione, cioè, siamo a Roma, c'è Cinecittà, c'è chi affitta le vetture della polizia, dei carabinieri, ovviamente finte. Ti dico anche questo, per le scene. Però ma qui a Firenze non c'è nessuno che affitta questo tipo di vetture. Come diceva Giuseppe, i costumi sì. Su questa cosa voglio dire la mia, perché è del mestiere. Sì, c'è anche un mio amico che affitta la macchina della polizia, però quando, per esempio, io mi diletto a fare il regista, come ben sai, se io devo affittare la macchina della polizia, devo comunque comunicare alla polizia di Stato che io in quel giorno, a tale ora, a tale posto, sto usando la macchina fittizia, eccetera. E devo dire anche il trasporto. È un reato penale. E a volte non ti hanno nemmeno il permesso, devi portarla con il carro attrezzi da dove è, fino al luogo di dove devi fare il film. Ma quello che non torna, quindi credo sia un po' affittarla. Questa teoria del poliziotto che usa la propria macchina o una macchina finta, ma è follia. A parte che è follia, ma non torna col fatto che io non credo che lui parcheggiasse nei pressi del. Ma poi l'avrebbero vista. Cioè, la prima cosa che ti viene in mente. Ho visto una macchina. Valerio. C'è la macchina della polizia, valli a chiamare. Sì, è la prima cosa che ti viene in mente. Sì. Vabbè, però considera che i corpi in genere, a parte Maccaiano, sono stati scoperti il giorno dopo. Sì. Quindi può darsi che nessuno abbia visto questa macchina. Può darsi. Però la Maccaiano la dovevi vedere per forza. Ma una pattuglia si nota. Perché la macchina dei fidanzati viene da sud verso nord. Certo. Degli amici da nord verso sud si incrociano. Si incrociano. E nel mezzo non c'è niente. No, sì, si incrociano, la dico bene. E nel mezzo non c'è niente. E nel mezzo non c'è niente, esatto. Se ci fosse stato avrebbero pensato, come dici tu, è la prima cosa da fare. Oppure l'avrebbero dichiarato. Abbiamo visto la pattuglia. Oppure abbiamo visto una pattuglia ma non c'è nessuno. Certo. Cioè sarebbe subito venuto all'occhio, insomma, un discorso del genere. Io volevo ritornare un attimo al sesso. Giustamente. Volevo parlare un po' di Stefano Mele. Sì. E del rapporto fra Stefano Mele e la pistola. Vi avverto che sono le 23:27, io sono sempre il gallo malagolante. La trasmissione dovrebbe finire, ma siccome stanno ancora le domande, se a Daniele farei altra mezz'ora. Andiamo avanti. Poi a mezzanotte si chiude. Sì. Quando volete, lei è disperata. Lo so, però lei mi ha detto, cioè ci ha detto quando aveva sonno andava via. Non lo so. Comunque non ti vergognare, puoi dormire anche sulla sedia. C'è chi lo fa in diretta qua. Ricordati che io devo dire, vero? Taglio il discorso. Quando stiamo facendo il demonio di Rimondeto, faccio un po' di pubblicità, c'è sempre la nostra truccatrice che dorme e io gli faccio sempre le foto mentre dorme, quindi se ti addormenti ti farò la foto e la pubblicherò. Certo. Chiuso il discorso. Ma i nostri ascoltatori sanno a chi ci stiamo riferendo, vero? Perché non credo sia stata. No, non so perché. Quindi... No. Ah, ok. Ho detto che posso dirlo? No, non sapevo se perché facevi il filmato, ma ha detto a me no. C'è Marisa. Marisa, non si può dire il cognome, non lo vuoi dire? No, perché... se non vuole, no. Marisa, che è la fidanzata la di Giuseppe, in la sua dolce metà. Esatto. Torniamo al 68. Torniamo al 68, ragazzi. È un po' imbarazzato. Dicevo il rapporto della pistola con Stefano Mele, perché c'è chi crede che sia stato solo Stefano Mele. Io mi chiedo, chi avrebbe mai dato una pistola a Stefano Mele? Chi gliel'avrebbe mai dato? Stefano Mele è un operaio, è uno che lavora quando trova del lavoro, ripeto, non ha mai avuto problemi con la legge. Se io vengo,
se Stefano Mimmo viene a chiedere una pistola, la prima cosa che pensa è che vuole ammazzare la moglie, perché tutti sapevano che aveva degli amanti. Ovviamente. E credo che nessuno dava la pistola a Stefano Mele per poi trovarsi coinvolto in un omicidio, non in un doppio omicidio, perché certo, magari pensavano solo alla moglie. E poi cedere una pistola a una persona così non credo che lo faccia nessuno. Poniamo che sia stato che però uno degli amanti. A meno che non paghi. Ma anche se paghi, secondo me, non lo so. Non ma lo non so. Era una persona molto affidabile, so, sotto tutti i punti di vista, cioè nel senso che tra l'altro ma paghi, poi... scusami, non credo che una qualsiasi persona, se io vendo pistola e viene uno così, no, gliela no, vendo. Essendo di un certo giro, come si diceva prima. Ma no, Stefano, sì, Mele, non no, Stefano Mele, Stefano Mele no, no. Stefano Mele non era in nessun giro. Allora no. Però si può pensare che gliel'abbia dato, ora esco un po' fuori dalla tua ipotesi, ritorno ai fatti. Scusami Valerio, scusami, mi stanno dicendo, ma perché non fate le chiamate in diretta, le faceva anche la Carrà negli anni 80? Sì. È vero, è soltanto ci siamo accorti che qua dentro non c'è linea, però se volete chiamare su WhatsApp potete farlo, noi siamo qua, fate una chiamata su WhatsApp. Bisogna organizzarsi, Daniele. No. L'unico che va è il mio, l'unico è dare il mio numero di cellulare. Sul io mio... avevo fatto la pubblicità con tutto quell'altro numero, quindi non mi sembra il caso di dare quello. Comunque, nuovo. Via WhatsApp possono chiamare tranquillamente, arriva la chiamata volta e la passiamo in diretta. No, io ho anche una scheda Vodafone. Ecco, qui dentro è l'unica che funziona, bello, in questo studio Vodafone. Valeria, mi pazienza. Dicevo, chi può avergliela data allora? Torniamo ai Vinci, sono sempre loro, torniamo a loro. Il giro è sempre bello. Gliel'avrà dato Francesco o Salvatore? Io credo che nessuno dei due gliel'avrebbe mai dato. Ma era in mano a Francesco, se non mi sbaglio, giusto, la pistola? Si diceva che Francesco avesse una pistola, ma c'è chi pensa che Francesco sia estraneo, perché Francesco nell'83, nell'84 e nell'85 non era presente, perché nell'85 c'è detto Cannella addirittura era in Francia, nell'83 e nell'84 era in galera, quindi... escludiamolo per il momento, però poniamolo come autore insieme a Stefano Mele nel 68, poniamo che tu abbia ragione, cioè che il 68 è un omicidio anomalo, insomma, sì, poniamo anche così. Se poi la prassi è sempre diciamo che il 68 è un delitto con un altro movente e tutto il resto ha un altro movente. Dicevo, chi può avergliela data la pistola se Stefano Mele è coinvolto, se Stefano Mele veramente, perché c'ha il guando di paraffina positivo, no? Chi gliel'ha dato? Salvatore Vinci, Francesco Vinci? Io credo, ripeto, che nessuno dei due avrebbe mai dato la pistola a Stefano Mele per un semplice motivo. E che ne so che tu quella pistola, invece di usarla contro Barbara Locci, non la userai contro di me. Come faccio a dirlo? Certo. Scusa, io sono un amante di tua moglie e ti do la pistola e ti dico vai a uccidere tua moglie, certo, e mi posso fidare? Io non gliel'avrei mai affidato la pistola. Anche che ne so che ti gira e invece di ammazzare e uccidi me, uccidi me che sono amante di tua moglie. Sì, così che come mi sembra assurdo che ci poteva stare dentro. Sì, così come mi sembra assurdo che diciamo questo Stefano Mele c'ha la moglie e l'amante decide di uccidere, cioè l'amante maschio decide di uccidere l'amante femmina e va a chiedere il permesso al marito, dice andiamola ad ammazzare insieme. Ma perché Stefano Mele avrebbe dovuto accettare una cosa del genere? Scusa, non solo vai a letto con mia moglie, te la devo pure ammazzare. E poi? Però va detto... perché dovrei fare questo, scusa? No, però Stefano aveva un carattere particolare, viene fuori. Era un sottomesso. Esatto, cioè nel senso... Ma se... proprio per questo non ti fidi, no? No, no, su questo sono assolutamente d'accordo, ma l'idea che potesse essere stato manipolato, forse, cioè della serie, guarda che tua moglie è una poco di buono, tu sei una persona che non ha dignità e per salvare questa dignità che c'hai devi essere presente anche te, o perlomeno ti devi prendere le tue responsabilità. Ecco, da questo punto di vista. È quello che è stato detto, in effetti, dopo che è stata scoperta la serie, perché fino a che... diciamo non c'è stato questo collegamento, Stefano Mele era l'unico, anzi tutt'oggi è l'unico colpevole, però insomma ci può stare tutto, ripeto, ci può stare tutto, però già considerare anche la vittimologia, cioè questa Barbara Locci, a me quando si parla del delitto di Sassano mi sembra che si parla del delitto Kennedy, perché sta Barbara Locci c'è proprio una congiura, appunto, la manipolazione sulla mente del marito, poi sulla mente del bambino, poi questa pistola che in qualche modo scompare, poi riappare, prendiamo il bambino, lo portiamo... Ma perché? Ma Barbara Locci,
con tutto il rispetto nei confronti di questa donna che insomma alla fine è stata ammazzata. Ma poi il marito avrebbe saputo che si era portato dietro il figlio. Sì. Non avrebbe colpito. Ma infatti, appunto. In realtà cioè, credo. Però l'aveva pubblicato. Ora non mi ricordo come si chiama, Frank Powerful. Un articolo di un giorno che mi ha colpito. Una settimana prima, 10 giorni prima del 68, un uomo, non mi ricordo se ha ammazzato l'amante e la moglie con la figlia a bordo. Ah. Sì, 10 giorni prima, un mese prima era accaduto. Questo mi ha fatto riflettere. Però quello è un delitto di impeto, non è un delitto certo. premeditato. E comunque la bambina è rimasta lì. In Sicilia, se lo ricordo male, possibile. Non ricordo dove. Però è successo certo. qualche tempo prima del 1900, cioè del delitto certo. di Signe, sempre nel 68. È sul libro di Powerful, quando lui parla degli altri delitti avvenuti in Italia in situazioni simili ai sì. delitti del mostro. E c'è una, mi sembra se fosse in Sicilia, ma magari indagheremo, e, che però mi sembra che fosse uscito di casa, cioè era una situazione, non erano appartati con la figlia, ecco, erano in macchina e c'era la sì. ragazzina, lui aveva sparato malgrado sì, ci fosse la figlia, la quindi ragazzina in un precedente ci che uno di l'assassinia vicino alla casa di Mele. L'assassinia? Non ho capito. È uno a Signa e uno alla Lastra vicino alla casa di Mele, quello è Signa vicino al delitto, vabbè, questo cosa c'è scritto. Ma questo delitto del quale stiamo parlando? Sì, no, non credo, non mi pare neanche che sia avvenuto in Toscana. Una cosa, sto dicendo, allora, Bernardo parlava della similsetta, di quella sì. che avevo fatto vedere prima. Se vuoi chiamare, chiama. Non è inerente al 68, però penso che sia Giuseppe che Valerio ti rispondano senza nessun problema. Quindi chiama tranquillamente e interrompi pure la trasmissione, ci fa piacere. Tal Bernardo sta dicendo, vero? Giusto? Si sì, chiama Bernardo. Ragazzo. Okay. No, sai cosa ti volevo dire? Più Stefano Mele, credo, riscuota molto successo sì. negli appassionati del delitto Salvatore Vinci. Cioè Salvatore come assassino prima della prima moglie, poi della Barbara Alocci, e poi abbia continuato, no? Sicuramente conosci sì, benissimo sì, la... Sì, sì, sì. Io non credo che la sua psicologia sia coerente con quella del... Esatto, neanche io. Però mi dicono che lui comunque aveva una serie di, diciamo, deviazioni di tipo della sfera sessuale e che quindi sarebbe coerente. Mi confermi che anche no, secondo te non è coerente? È il contrario. Grazie. Perché l'idea è quello, il profilo, diciamo, è quello di una persona iposessuata. Invece esatto. Salvatore Vinci è un ipersessuale. Certo. Ma volendo anche diciamo forzare, perché in fondo non lo sappiamo, è una teoria che sia un iposessuale. Ma Salvatore Vinci aveva una vita sessuale, secondo me, abbastanza soddisfacente. Sì, diciamo. C'aveva la coppia, marito e moglie con la quale poteva andare. Le sue compagne in qualche modo accettavano, anche se poi hanno detto che erano state costrette. Però penso che davanti a un uomo, davanti a un magistrato, non dici che sei consenziente, dici che sei costretto. Certo, soprattutto. Poi non so se erano veramente costrette, ma non credo che ti possano costringere a fare una cosa del genere. Penso di no. Io penso che un minimo di insomma di partecipazione deve esserci stata. Penso io. Poi magari mi sbaglio. È ovvio che te lo neghi una cosa del genere. Certo. Però lasciando stare questo. E Salvatore Vinci non aveva assolutamente bisogno di uccidere per soddisfare i suoi bisogni sessuali. Perché lui... Perché li soddisfaceva. Sì. Pienamente. Poi non solo, era bisessuale. E sull'uomo noi non vediamo nessuna forma di... Interesse. Sì, esatto. Anzi, un disinteresse totale. Perché nell'83 lui uccide, si accorge di aver sbagliato, perché secondo me quello è stato un errore. E lascia stare. Non tocca nulla. Prende e se ne va. Però nel caso dei tedeschi, possiamo uscire un attimo? Esco un attimo sì, sì, no, siete 68... liberissimi di fare. Io, purtroppo, ragazzi, stasera devo seguire il telefono. Quindi voi fate. Sta diventando falso le tue messaggi. No, I ragazzi tedeschi erano non appartati, erano lì comunque da un po' di tempo, giusto? Qualche giorno. Sì. Quindi non è possibile in quel caso che lui, per esempio, si fosse appostato in un luogo ad aspettare la coppia, perché loro erano già lì. Sì. Quindi si presume che lui sia passato, abbia visto e abbia agito. Io penso che facesse sempre così, è una mia idea, però.
Perché da questa l'ipotesi che vedendo uno dei ragazzi con i capelli lunghi abbia commesso l'errore di pensarlo una ragazza, no? E questo lo dico per magari quelli che non... a meno che lui non fosse, avesse molta fretta di realizzare questo omicidio, e questo te lo dico ovviamente sì. Per riportarti un pochettino al discorso dell'interesse da parte dell'assassino di colpire quando c'è qualcun altro in carcere, ecco, quindi no, questo fa sempre parte della pista salda, però alla quale io ripeto non credo, anche perché scusa, uno devo ammazzare per far uscire te di galera, e perché se ammazzo io e poi prendono me, non è che mi accusano solo di questo duplice omicidio, ma di tutti quanti. E che perché questo è il discorso di uno del gruppo dei sardi che colpisce per liberare, però potrebbe essere, tornando al discorso del sicario, sì. Ma potrebbe avere un senso, perché ok che tra di noi c'è cioè tra il sicario e sì. Il mandante c'è un tipo di rapporto forse nel tuo schema può funzionare, per cui io ho bisogno comunque di sviare scusami il microfono in bocca. Sì, scusami, c'è ragione, non ti sentiamo, vai. Appunto, però magari nell'ottica del sicario può avere senso quello di appunto ok che comunque vada, noi siamo legati a doppio filo, però io ho bisogno di fare in modo che comunque tu non sia tentato di fare il mio nome, per cui sì, no, ho capito, in quest'ottica ci potrebbe stare, non ho capito che vuoi dire, certo. Ci uccido così faccio uscire il mio mandante, però nell'82 quantomeno più che farlo uscire il mio mandante non è appunto lo scagioni, non mi, esatto, non fa il mio nome, perché dire, siamo in due a saperlo, sia io che ho compiuto l'omicidio. E tra l'altro c'è il discorso della pistola, secondo me, ma ti chiedo un consiglio, sì. L'ipotesi che la pistola utilizzata possa avere ancora il numero di matricola, perché se la pistola fosse ipotizziamo quella ritrovata adesso, dici? Sì, cioè, arrivavo lì, cioè nel senso, se la pistola che mi viene data per compiere l'omicidio del 68 mi viene data dal mio mandante, che magari è una pistola che ha acquistato, poniamo, nel suo paese di origine, sì. Mi rimane a me sicario una specie di documento che attesta che la pistola ha fatto quel percorso, e quindi per certi versi mi tutela dal fatto che tu mi denunci. Non so se mi spiego. Sì, no, non so se può avere senso. Però attenzione, la pistola che è stata ritrovata, che ha il numero di serie ben visibile, non risulta da nessuna parte, cioè questo numero non corrisponde, perché c'è. È stata sicuramente acquistata prima del 74, quando è stato fatto tutto il riordino, no? È stato fatto un censimento in quegli anni lì, vado un po' a memoria su questa cosa, sono un po' no, può essere magari che con l'alluvione di Firenze si sono persi anche tracce, i documenti, sì, può essere. Oddio, l'archivio di Stato è andato sott'acqua, perciò se c'era qualche documento lì non c'è più. Però i periti dicevano che questa pistola probabilmente veniva da un tiriassegno, perché era troppo usurata, e allora doveva essere registrata. Però può darsi che la registrazione fosse a Firenze, cioè si sia persa con l'alluvione. Vabbè, però questa notizia, scusami, quella che veniva dal tiraassegno, quella utilizzata dal mostro o quella è stata ritrovata? No, quella del mostro. Quella del mostro? Sì. Si diceva venisse da un tiraassegno. Lo dicevano i periti, lo diceva Zontini, se non erro. Perché c'era una pistola che si usa, però non è detto che la usavano solo nei tiraassegni. No, certo, ma quale... siccome era troppo usurata, sembrava una pistola, mi sembra che sia stata fatta del 59-60, una pistola del genere. Beh, nel 68 era già usurata. Qui l'unico tirassegno neanche, che c'era neanche 10 era anni. Mascina. Quindi vuol dire che chi era il possessore di questa pistola o l'ha usata troppo oppure non era il possessore, cioè era certo. Un tirassegno e la poteva usare chiunque. A parte questa, ma non è detto fosse in Toscana, cioè. Vabbè, anche. Certo, sì. Cioè, però cioè, se era un tirassegno comunque doveva essere registrata. E qui l'unico tirassegno che c'è è alle Ascine. Ma se non fosse venuta da qua, ipotizzo Villa Cidro, così dico un nome a caso, un posto a caso, e sarebbe stata registrata comunque se era un tirassegno, anzi sarebbe venuto fuori ora, cioè se fosse questa qua che è stata trovata. Ma questa è un'ipotesi che fu fatta all'epoca per non riuscivano a capire come mai fosse troppo usurata questa pistola per appartenere
Se viene nascosta spesso in un posto non adeguato, può darsi, sì, ma al primo omicidio già usata, perché la nascondi dopo l'omicidio, ma prima, ma perché la nascondi? Se un'arma fra virgolette sporca, la nascondi anche prima. Però se un'arma sporca non dovrebbe avere il famoso numero di matricola tolto, ma può essere stata rubata e non gli interessava scancellarlo. Però anche rubata il numero di matricola dovrebbe risultare, no? Quella che è stata trovata ora, sì. Ma quella del mostro, che non è detto sia quella che è stata trovata ora, non sappiamo che pistola è capito? Cioè, non è detto che questa è stata trovata sia quella, finché non la mettono in condizione di sparare almeno un colpo, capito? Ci è stato detto anche di quelle di Borgo San Lorenzo, che fu furto, sì, che non era nel 66, perché stato... sembra, se no mi ascolto, sì, sì. Questo è nel libro di Cochi, questa notizia, che non conoscevo, però è importante questa notizia. Bisognerebbe capire se nel negozio già le pistole erano registrate oppure no. Io penso di sì. Quelle tutte, perché il porto d'armi in Italia dal dopoguerra c'è sempre stato. Il porto d'armi obbligava il possessore dell'arma a registrarla al momento dell'acquisto, ma addirittura era già registrata dall'armiere, cioè da chi la vendeva. Cioè, se io avevo l'armeria e compravo le armi, le dovevo registrare a nome dell'armeria o comunque del proprietario dell'armeria, dopodiché facevo il classico passaggio di proprietà come le automobili, cioè dall'armeria Bronzi passava all'armeria Scrivo, al signor Scrivo, capito? O al signor Marotta. E c'era il passaggio. Ma io quelle che ho io sono tutte non registrate. Un altro motivo per cui escluderei Salvatore Vinci è un motivo pratico. Allora, nell'82 nasce la pista sarda. Chi vanno a cercare? Stefano Mele. Poi chi vanno a cercare? Chi arrestano? Francesco Vinci. È chiaro che l'attenzione è su di loro, e non credo che Salvatore Vinci continuava ad ammazzare. Ci fu una testimonianza di qualche, non mi ricordo chi, poi me lo dici te, casomai, di una vettura uguale a quella che aveva il Vinci. Il Vinci fece scomparire la vettura e la portò in Maremma, campo. Sì. Francesco, però, mi sembra. Francesco. Perché la fece sparire? Ma lui giustificò, ora non ricordo, ma disse il motivo per cui quella macchina. Era una faccenda di Corna. C'era un marito di mezzo. È strano. Questa è la faccenda. Voglio dire, le corna si sprecano. In ogni caso, Francesco Vinci, ripeto, in tre. Negli ultimi tre omicidi non era presente. No, in due era in carcere, nel terzo era all'estero. Già lo escludo. Anche secondo te l'assassino è una persona di alta statura, robusta? Sì, secondo me sì. Questo tra l'altro toglierebbe Salvatore, che invece mi risulta. Ma penso anche Francesco fosse della stessa. Bassini, questo. Sì. Questo viene dichiarato. Dicevo, poi Salvatore Vinci, quanto cade il sospetto su San Francesco, perché insomma era in galera. Certo. Tant'è che il Tribunale della Libertà lo libera. Se questo lo uccide e lui è in galera, basta, è inutile andare avanti. Salvatore Vinci viene interrogato sulla morte della prima moglie, che morì per suicida col gas. Con bombole vuote. Non ti volevo dire. Però lui viene rivista la sua posizione, sei stato assolto, presumo che l'hanno assolto per qualche buon motivo, credo, io non lo so, non conosco il processo a Salvatore Vinci, però se è stato assolto, non dico che non sia stato lui, però è stato assolto. Ma non è questo che volevo dire. Che viene condannato, probabilmente non è stato lui. Ma non apriamo. No, non lo so se è stato suicidio. È capitato in tutto il mondo. È un caso diverso questo. Può anche essere che sia stato lui, non lo so. Però quello che so è che lui sapeva di essere nel mirino della polizia. E che fa? Vai ad ammazzare? No. Cioè, ti agisci. Tra l'altro, quando è stato commesso l'omicidio, che viene detto essere l'8 di settembre. Lui non ha neanche un grande alibi, se non sbaglio, ha detto che è andato a correre, ma noi sappiamo oggi che l'omicidio non è avvenuto l'8, è avvenuto prima, il 7, forse il 7. Addirittura il 6. Esatto. Quindi quell'alibi di Salvatore Vinci, qualunque esso sia, non ci interessa più, certo. Non ci interessa. Anzi, probabilmente era vero, perché la notte dell'8 lui non ha commesso, nessuno ha commesso un omicidio
agli scopetti Lotto, certo, perché c'era già stato l'omicidio. Quindi forse era vero quell'alibi, o anche se era falso, perché che ne so, boh, Salvatore Vinci era uno che andava, forse non voleva coinvolgere coppie con le quali lui andava, non lo, certo, so. A proposito di questo, anche gli alibi del 68 di Salvatore Vinci dice che è un falso alibi. Certo, sì, quello del bar. Che dicevano che era andato a giocare a biliardo, se non erro. Anche se fosse un falso alibi, se ne parlava una volta con te, certo, un falso alibi non vuol dire che sei colpevole di un omicidio. No, certo, ovviamente. Tu hai dato vuoi nascondere un falso... qualcosa... Che non vuoi dire. Che non vuoi dire, certo. Sì, ripeto, può darsi sempre una questione di corna o di sesso, come può darsi sia un alibi vero. Perché che sia un falso alibi lo pensiamo noi perché vogliamo dire che lui è colpevole. Certo. Se è colpevole dobbiamo smontargli l'alibi. Ma ripeto, io non penso che sia colpevole. Non sia colpevole perché non aveva nessun interesse ad ammazzare la Locci. Chiaro. Ma perché doveva inguaiarsi la vita quest'uomo che viveva una, era un gaudente in qualche modo, ma perché doveva ammazzare la Locci? Non gliene poteva fregare nulla. Secondo me no. Poi il geloso semmai era Francesco Vinci. Evidentemente. E quando la Locci parla di un motorino, se veramente ne ha parlato, l'allusione è sicuramente a Francesco Vinci. A Barranca gli fa capire che c'è Francesco Vinci dietro, non gli fa il nome, ma glielo fa capire. Certo. Magari gliel'ho anche detto qualche volta a Francesco Vinci, se ti vedo t'ammazzo. Può darsi che l'abbia minacciato e che era geloso, anche se lui dichiarerà al magistrato che certe cose alle donne gliele devi dire, lo dice. Ah, per scena. Non è che l'amavo, certo, però gli dovevo dire che sei bella, che sei il mio amore, che sono geloso di te, perché alle, certo, donne gliele devi dire queste cose qui. Claro. Così diceva Francesco Vinci, a giustificare. Quindi non è che negava che... No, noi non siamo d'accordo, alle donne gli va detto quando se lo meritano. No, ti dico, la posizione di Francesco Vinci, che è intelligente anche in questo, perché non lo nega. Non solo abbiamo la polemica, perché... Lui poteva benissimo negarlo, certo, ma non lo nega. Anzi, lo ammette, lo dice, ammette, dice che va detto per far capire alla donna sono che ci un mascalzone, sono un bugiardo, la Locci che gli dovevo dire, sei brutto, mi fai schifo, no, ti dico, no, mi piaci. Però ripeto, anche se era geloso, anche non è l'assassino, non è l'assassino. È un delitto maturato per, si è parlato anche di quello, no? Da parte della famiglia di lui, che avesse nei confronti di lui, parlo di Stefano sì, Meli, sì, 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 che avesse nei confronti di questa donna un problema, sia economico, sia d'immagine, sia... è plausibile secondo te? No, perché Stefano Meli consegnava, dava sempre i soldi alla moglie, era la moglie che gestiva tutto. Quando lui prendeva lo stipendio lo dava alla moglie, poi nel libro di Filastrocchi c'è scritto tempi, che questa... Ai tempi succedeva spesso, sì, perché la moglie andava a fare la spesa... Sì, sì, la gestione, anche se diciamo c'è il pater familias maschio, però certo, io penso che noi italiani siamo sempre stati matriarcali. La gestione, quindi, della famiglia era sempre, sì, da parte della donna. Sì, sì, però non è un movimento, non stiamo parlando di, certo, milioni, stiamo parlando di 400 mila euro, stavo dicendo. 400 mila lire. Però c'era anche quel discorso lire, sì, della casa venduta da parte del padre di Palmiro, esatto, che aveva dovuto vendere un appartamento, se non ricordo male, vado un po' a memoria, perdonatemi, per cui questa ragazza sembrava creasse dei problemi alla famiglia, sotto vari aspetti, sia quello dell'immagine morale, sì, anche di quella economica, cioè anche se lei consegnava, se il Mele consegnava alla moglie i soldi, cioè è possibile che a un certo punto magari si era parlato di un delitto che fosse maturato per volere della matrona della famiglia, cioè che non... Sì, perché Stefano Mele a un certo punto accusa il fratello, il cognato, non può essere più un delitto passionale, perché questi che interesse avevano nei confronti della Locci, e quindi devono dare un altro movente che quello economico, ma poi è stato assodato che non potevano essere loro, nessuno dei tre aveva la patente, nessuno dei tre guidava intendo Stefano Mele, Giovanni Mele, il fratello, e Piero Mucciarini, nessuno dei tre. E poi la macchina ce l'avevano Salvatore, aveva e un altro, credo ce l'aveva un altro, un cognato dei Mele, un cognato, un ragazzo che poi comunque è l'unico della famiglia che aveva la macchina, non mi ricordo come si chiamava, che però è stato escluso dall'indagine, però è stato sospettato anche lui, è stato evidentemente, doveva avere un buon alibi perché è stato scagionato subito. Però ripeto, poniamo pure il caso. Arrivano messaggi dalla regia. Sì, 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 sì.
poniamo pure il caso che sia stato un delitto per soldi, però ripeto, in un ambiente dove non ci sono soldi, quindi cioè, però resta il discorso dell'immagine, del buon nome della famiglia, dell'onta. Ma da qui a uccidere c'è un bel ma ormai passo. Ma oddio però bravo, ma ormai ragione lui. Lo sapeva tutto il paese. È forse per quello, però cioè, oggi dai, si oggi dice, dai domani si no? Dice la signorina era di mutanda allegra, parliamoci caro. No, infatti, sì, era abbastanza. Anzi mutanda chiacchierata, scusa. No, perciò gli piaceva stare in compagnia degli uomini. Sì, ma diciamo, se uno c'ha una cognata così, ma che va in galera per la cognata, ma che gliene frega? No, assolutamente. No, però se fosse adesso mi faccio veramente certo. L'avvocato del diavolo. Certo, no, ma è giusto. Certo. Cioè, se senza voler incolpare nessuno si sta facendo un'ipotesi, certo, sì. Certo. Ecco, per carità. E se l'input fosse arrivato magari dalla parlo della madre del povero Stefano Mele, e che potesse aver avuto diciamo difficoltà a sopportare una cognata un risentimento così. E cresceva una rabbia, perché capito perché passi però la madre, passare male la famiglia, certo. Ma ci si dimentica sempre che c'è un bambino, certo. Ci si dimentica sempre che c'è un altro che è lo bianco in questo omicidio, e quindi la madre di Stefano Mele avrebbe dovuto dire sì, ammazzatemi insieme allo bianco, cioè tu ammazzi un'altra persona che non ha niente a che vedere, tutto cioè oddio, un amante, era uno dei tanti, ma ammazza il Vinci, però scusami, che sono stati per anni lì e, certo. E questo, hanno approfittato della situazione, sì, non solo sono approfittate di lei ma anche di lui, perché certo. Salvatore ha fatto sesso pure con Stefano Mele, e Stefano Mele tombola, è Stefano Mele che lo dice. Porca miseria. Non è che lo dice Salvatore Stefano Mele dice anche però che Salvatore gli aveva detto se abbiamo un debito e un debito con me ti ammazzo la moglie e siamo pari, certo, sì. Per dire. Però sono tutte dichiarazioni che uno può dire, questo che l'ha detto Stefano Mele, presumo, no? Stefano Mele. Però se Stefano Mele ha tutto l'interesse ad accusare Salvatore, dirà queste cose qui. Ma se anche l'avesse detto Salvatore, ripeto, da qui a dimostrare che certo. Tu hai ucciso Barbara Locci e Antonio Pagni, certo. Ce n'è. E poi rimane sempre il problema che come mai un delitto passionale, quindi un delitto in questo caso premeditato, con vittime prescelte, non casuali, con un movente, poi come fa a diventare maniacale? Tu hai dato una spiegazione, ma nell'ottica della teoria dei sardi dov'è la spiegazione? No, certo. Perché diventava il mostro poi? Sai come per si risolve il problema? Non sono stati né Salvatore né è stato un terzo. È stato un terzo che in qualche modo è rimasto scioccato all'omicidio perché era piccolino, si allude al figlio di Salvatore Vinci, ma io non credo che Salvatore Vinci portava il figlio dietro, dice andiamo ad ammazzare Barbarocce, no. Donna Bianco, mi porto mio figlio, le vittime si portano il loro bambino. Non è sei, unito, non no, è un, sì, un insomma, non delitto. Mi pare molto plausibile. Però è un modo, ecco, per me la pista sarda è una pista che non porta da nessuna parte, sono tanti vicoli ciechi. Quando trovi il vicolo cieco ti dovresti fermare. È chiaro. E invece di fermarti trovi una soluzione, il passaggio della pistola, cambi assassino, cambi movente, passionale, economico, tutto quello che vuoi tu. Quello che non capisco è perché non si possa pensare che è un delitto come tutti gli altri. Perché? Perché c'è questa barriera mentale a pensare no? Questo è un delitto di vero. Perché? Perché fanno riferimento al fatto del bambino. Suppongono che il mostro abbia visto il bambino e abbia ucciso ugualmente. Invece è l'incontrario. Al momento che ha visto il bambino si è fermato. Sì, questo lo dico io. Cioè si è fermato. L'omicidio l'ha commesso comunque. L'ha commesso uguale, ma non ha proseguito nell'operazione che avrebbe fatto poi successivamente. Ma infatti quello che dici tu è proprio la posizione del bambino che è l'elemento chiave. Ma questo bambino, ripeto, le parole di questo bambino hanno riscontri. Ripeto, lui dice che si è svegliato e ha visto la mamma sul sedile del guidatore. Che ti sta dicendo? Che non ha sentito nulla. Perché no, certo. Quando la mamma è stata spostata era già successo tutto. Lui ti dice che è uscito o dal finestrino posteriore o dallo sportello aperto. Tutte e due aperti erano. Lui ti dice che è andato da solo, che non ha avuto l'aiuto di nessuno. Cosa ti fa pensare? Infatti era senza scarpe, non l'ha viste le scarpe erano sotto il corpo di Lo Bianco. Io continuo a pensare a un bambino di 6 anni al buio in mezzo alla campagna, che deve fare? Che deve fare? Sarebbe rimasto lì,
nella macchina con due morti? O fuori dalla macchina a gridare, ma farsi 2 chilometri a piedi l'alza a 6 anni, cioè a piedi scalzi nella terra. C'è anche quella frase strana del bimbo, che però potrebbe essere della fantasia del bambino, che dice che lo bianco, quando lui si è svegliato, lo bianco prima di morire ha detto: ci hanno ammazzato, si è respirato. Però perché dice queste cose il bambino? Perché gli fanno domande sbagliate. Certo. Parte che un interrogatore tutto sbagliato, oggi certo. Mai un magistrato andrebbe a fare una domanda a un bambino, non avrebbe mai imboccato, certo. Mai. Ma poi quando chi chiede a questo bambino cosa hai vissuto, cosa ti è successo, no, gli dice che ha sparato, cioè gli fanno domande dirette. Anzi, ho il dubbio che questo bambino a un certo punto si sia reso conto che colui che spara andrà in galera, e non dice mai che è stato il padre. Dice: è stato lo zio Piero, perché un nome lo deve dire. Ah, certo. E me lo chiedi, tu secondo te ho vissuto l'omicidio? Forse non dici il padre perché non vuole mandare il padre in galera, preferisce mandarci uno zio. Certo. Forse lo zio più lontano, quello col quale ha meno rapporti, questo zio o Piero. O che sta antipatico per qualche motivo. Ma io non penso che i bambini abbiano queste capacità di insomma, magari c'è 6 anni, quindi ragionano come un bambino di 6 anni. Però sì. E poi ripeto, l'ultima cosa, quando è nel collegio, lui al prete spontaneamente racconta quello che è successo la notte e dice: io mi sono svegliato, dice le cose che ha detto a De Felice. Certo, pari pari. Sì, e il prete in quell'occasione avrebbe potuto fargli un sacco di domande, avrebbe potuto farlo cadere in contraddizione, ma lui non cade mai in contraddizione questo bambino. Racconta sempre la solita versione. Racconta sempre la solita, poi... Prima non arrivava al campanello, poi hanno fatto l'esame, cioè l'esperimento, come lo chiama Maresciallo Ferrero, e al campanello ci arrivava. Quindi non vedo perché non si debba pensare a un delitto seriale, il primo delitto seriale del mostro. Però è probabile, comunque chiudo. Sì, che facciamo questa di Giuseppe, poi mi dispiace, siamo oltre l'orario prestabilito, dobbiamo chiudere assolutamente. Assolutamente. Sì. Comunque tu in quest'ottica qua è possibile comunque l'assassino fosse comunque che quantomeno nella zona? Io penso di no, perché penso che sia organizzato già dall'inizio. Non lo posso escludere, ovviamente, non lo posso escludere, però nell'analisi non mi sembra. Bene. Ragazzi, ormai siamo arrivati a tarda ora, presumo che stasera ci abbiano ascoltato in tanti, perché sono arrivate tante domande, mi scuso anche con Bernardo che ha fatto forse un 50-60 domande, io non sono riuscito a leggere tutte, ma stasera ci hanno subissato e siamo contenti. Bene. Ci hanno fatto, un ragazzo ha scritto: questa trasmissione sta diventando una vera figata, ecco. E noi continueremo a farne certo. Sempre meglio, speriamo, insomma, certo. Sempre la stessa tecnica, senza musica, senza niente. Io vi saluto e se volete riascoltare la registrazione, forse la metterò la settimana prossima, va bene. Dipende da come mi girano. Chi la vuole ascoltare prima, sabato alle 19:30 Valle Regia Integrale. Bene, io saluto i nostri ospiti, Valerio Scrivo che c'è sempre gentile, che ormai lo consideriamo un nostro amico, sempre qui a rispondere alle domande, Giuseppe Di Bernardo che grazie. Anche lui è nostro amico e sempre anche se è la prima volta che viene, però ha risposto ad altre domande sia sul forum che in privato che per telefono, perché io gli faccio sempre 2 scatole, infatti a volte mi riattacca anche in faccia alla sua fidanzata Marisa. Poi ci abbiamo l'innominabile, ringrazio Daniele che comunque gli ha sempre lo spazio. Prego. E vi do la buonanotte a tutti quanti. Buonanotte a tutti, vi ricordo la replica sabato alle 19:30. Buonanotte.